Stiamo parlando di criminale Assad. E tu sei una stronzo che non sei altro. Ma che dici? Una volta facevi il giornalista anziché insultare. Ma che cosa sei? Pagato da Assad! Allora io ti denuncio. Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Se voi pensate alla Scala, pensate a Milano, come la pensate? Io più o meno all'incirca penso qualcosa del genere, fatemi sentire. No, invece è così, guardate. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sono entrati gli arabi. Il sì, e quindi noi ci siamo immaginati che una delle prossime inaugurazioni, anziché non so, la Ida, la Traviata, ci sarà il Muezzin. Ho appena finito di sentire il podcast di Parenzo che prende per il culo Giordano. Cioè, troppo forte. Vai David, a cazzo duro! Tutta da me. Che ti vuoi? Caro Parenzo, tu prendi in giro il libro di Giordano. Tutto perché tu hai fatto un libro favoloso. Lui non è riuscito come te a fare un libro così. Il tuo libro è eccezionale, con quelle pagine ruvidine al punto giusto. Altro che carta soft 10 piani morbidezza. Il tuo libro è eccezionale. Come ci si pulisce bene il sedere. Sì, il tuo libro. Adesso quando l'ho finito ne compro subito un altro. Ciao, pare. Luciani, ma dai voce pure a me, ma parliamo di qualcos'altro, sempre con sti fascisti, comunisti, cazzo, cazzo, parliamo di... Cosa vuoi parlare, amore? Non so. Cannoni, voglio erba libera, qualcosa, ma basta, comunisti, fascisti. Posso rispondere subito che questa trasmissione incarnata da questi due signori qui a Milano, il sottoscritto, e a Roma il signor David Parenzo, è da sempre su posizioni estremamente favorevoli alla legalizzazione della marijuana, per cui cosa vuoi che ti risponda, amica mia? Siamo qui a disposizione di chi vuole intervenire, di chi vuole dire la sua contro questa assurda campagna che è stata iniziata dalla signora Meloni e continuata in parte anche dal signor Salvini, anzi condivisa dal signor Salvini, di opporsi a una specie di convegno, una specie di manifestazione, una specie di expo sulla cannabis che la prossima settimana ci sarà qui a Milano. E dove io andrò? Dove io andrò a manifestare la mia solidarietà, la mia vicinanza a questi signori, attaccati da due personaggi del mondo della politica, importanti certamente, e che vorrebbero proibire perché dicono che è una specie di incentivo a drogarsi. Ma di che stiamo parlando? Secondo voi i ragazzi, i giovani che si vogliono fare le canne o che vogliono tirare la cocaina, cosa sbagliatissima ovviamente, e cosa fanno? Vedono che c'è l'expo della marijuana a Milano o non so dove in Italia e gli viene la voglia di tirarsi una
canna, gli viene voglia di tirare la cocaina. Ma ragazzi, ma non scherziamo, su, dai, forza, avanti tutta, dai. Poi uno la può pensare in maniera diversa, mica uno è obbligato a essere a favore della legalizzazione della marijuana, per carità. No, marijuana sì. No, vabbè, uno, anche se uno è contrario, è una posizione legittima, no? Cioè, assolutamente, assolutamente. Dai. Io tornerei indietro, riavvolgerei il nastro sulla giornata di ieri per un secondino solo, perché voglio sentire il Vate, voglio sentire il Vate, il profeta, il direttore di Libero, signor Feltri, sul primo maggio, ti prego, fammelo sentire. Fammelo sentire, amico mio! Fammelo sentire! Il direttore di Libero. Fammi godere! Fammi godere. Diciamo che il primo maggio è la festa più insulsa dell'anno, anche perché si festeggia il lavoro, ma quale lavoro? Il lavoro nero. Che roba è? Cosa vuol dire? Poi c'è il lavoro, tutti che parlano di lavoro, ma nessuno che lo crea, e solamente gli imprenditori possono fare questa operazione. Ma gli imprenditori in Italia sono osteggiati, sono considerati intanto evasori, poi sfruttatori dei lavoratori, del popolo, eccetera. Quindi non vengono aiutati. E poi chiude con questa freddura, con questa spiegazione in apparenza, diciamo, molto, molto comprensibile, molto chiara. Senti, come è solito fare Fetti, che racchiude tutto in una cosa che sembra ragionevole, no? Senti. Il lavoro si trova solo se si è capace di fare un mestiere. Se non si sa fare un mestiere, è ovvio che il lavoro non si trova. Se non sai fare un mestiere, capirai è anche ovvio tu che non trovi lavoro. Capirai anche tu che una strozzata, no? Cioè, capirai anche tu. No, si può giustificare il linguaggio, è il linguaggio popolare. È il linguaggio popolare. È un linguaggio diretto, popolare. Ma chi dire un linguaggio strozzata? Ma no, se non sai fare un cazzo, io non dico, trovi lavoro. Tutti i disoccupati di Milano, andate sotto la sede di Libero. Andate, amici cari, e spiegate sotto la sede di Libero al direttore Feltri come stanno le cose. Ma che voi non è che non sapete. Perché così le persone andate, a usare la amici disoccupati, sotto la sede di Libero, fategli sentire che cosa ha detto e spiegategli che voi non è che non sapete fare un lavoro. Magari non avete avuto la possibilità di farlo quel lavoro, ma non quello per cui avete studiato, qualunque altro lavoro. Ma se uno sa fare qualcosa, lavora, dai. Questo vuole comune. Dire il professore. Le stagioni non sono più quelle di una volta. Ma perché devi sprogare le persone? No, cioè, tu stai incitando perché alla violenza. I luoghi stai comuni incitando sono alla violenza. Ma quale violenza? Vuoi mandare la ho gente sotto la sede di Libero? La sede amici di Libero che ci state ascoltando. Parenzo, stai invitando i signori di Libero a fare una manifestazione con due cartelli, eccetera. Autorizzata. Manifestazione autorizzata. Ma vabbè. Ma fare niente con dei cartelli. Da aggredire il direttore Feltri. Ma chi ha mai detto una roba? Verbalmente. Ma neanche verbalmente. Ma non mi permetterei mai. Perché alla manifestare una con dei sotto cartelli dicendo ha detto una cosa normale, ha detto una cosa anche scontata, se vuoi. Chi non sa fare un cazzo non trova lavoro, ma mi pare normale. Ma perché secondo te è veramente così? Cioè chi non trova lavoro oggi così. Perché non sa fare ma o perché forse non lo trova? Se vai un po' a sgrattare, non c'è. Se vai a grattare, se vai un po' al fondo all'essenza che è quello che fa Feltri, alla fine un po' è così. Se sai fare il lavapiatti o il cameriere non mi pare che ci sia bisogno. Non è che ci sia bisogno di un particolare percorso di studi. Comunque restando in tema, che mi annoia profondamente, però ecco, orchestrato in questo modo può pure andare. E si è rifatto vivo il nostro amico Rider, ancora questa polemica dei Rider, il capo di questa specie di sindacato ribelle dei Rider. Almeno se ne parla, quindi. Senti, siamo braccianti metropolitani. Cioè, questo qua si paragonano i braccianti metropolitani senza. Ma ti rendi bella conto della follia? Ma immagine efficace. Ma mi hanno scritto alcuni incazzati con me perché ho detto che. Immagine efficace, bravo. Hanno scelto loro di fare questo mestiere da non pensare il cazzo. Non capisco perché uno deve prendere i soldi lo stesso se sta in malattia quando è chiaramente un lavoro temporaneo. Ma lasciamo perdere questa cosa qua. Sentiamo questo signore che si definisce un bracciante metropolitano senza diritto. Puttanata inaudita.
Siamo braccianti metropolitani, esattamente come i lavoratori delle campagne che raccolgono pomodori e sono pagati a cottimo e non hanno nessun diritto, i lavoratori della città fanno i rider e sotto la retorica del lavoro autonomo in realtà vengono precarizzati e non godono di nessun diritto da lavoratore e di nessuna garanzia. Mamma mia, che palle, che coglio, precarizzati, lavori precarizzati, siamo precarizzati. In parte c'ha ragione. Ma che rottura di coglione. Lo so, per noi privilegiati. No, ma generale, ma il lavoro precario, anche se siamo, non sono. Ma fai il rider e consegna dei cibi, sicuramente non lo farai tutta la vita. Sono speriamo quei lavori che hanno bisogno di ricambi, di cose continue, lavori temporanei. Dai, speriamo cazzo. Sia così. In ma realtà la nel nostro paese non tu. È così. Mamma mia. Spesso nel nostro l'amico, paese non è così. L'amico degli imprenditori è a favore dei rider, pazzesco, dai. No, a favore per cambiare senti, la normativa sui rider. Senti questo fenomeno. Oggi non si lavora, non siamo disponibili a consegnare e a portare bravo. Nelle vostre case alcunché. Ma sti grandissimi giusto. Cazzi. Beh, ma lui sti però, cazzi. Lui però ci perde ma chi perché se non ne guadagna. Frega? Ma c'è chi lo shopper, non vuoi il lavoratore. Ma chi se ne ma frega? No, chi se ne frega? Probabilmente lui ci la perde. Tua azienda andrà male e poi ti cacceranno a pedate nel culo. Il lavoratore paga di persona con lo shopper dei noi dei ride. Ma non prenderlo in giro. Guarda che c'è gente che si arrabbia davvero questa e hanno ragione, avrebbero ragione ad assediarti sottoporre. A chiederti il conto a te sotto la sede del Sole 24 devi ore le persone sì, a venire qua sotto perché li stai trattando come quel merce. Lavoro temporaneamente no, senza rompere lui il cazzo. lui facendo lo sciopero perde soldini sai e non guadagna le nostre cifre soldi. Bisogna avere rispetto sì lui perde una giornata di lavoro siccome beh, è pagato al giorno sceglie di fare sciopero lui sceglie per i diritti suoi e degli altri che sono nella sua condizione ma se fosse dipendesse da te nessuno non cambierebbe nulla ma tu guadagni grandi cifre io pure siamo e no, allora, certo, fermo, sono conscio delle mie fermo cifre. Fermo lì. Allora, ti sottopongo una frase, un'iniziativa, una frase, non so adesso bene, anzi no, un'iniziativa del governatore della regione Liguria, signor Toti, in procinto pare di uscire da Forza Italia, ma non si sa bene, ma chi se ne frega. Allora, signor Toti ha detto, senti bene, Sparenzo, senti bene, se hai una pensione, un albergo, un ostello e decidi di ospitare dei migranti pagato dallo Stato, hai capito quello che dice Toti? Sì. Se hai una pensione, un albergo, un ostello e decidi di ospitare migranti pagato dallo Stato, non potrai accedere ai fondi pubblici stanziati dalla Regione Liguria per riqualificare l'offerta turistica. Molti hanno detto è una cosa indegna, è una cosa indegna di un paese civile, perché questi qua devono essere discriminati semplicemente perché accolgono dei migranti, perché non possono ristrutturare il loro albergo, la loro pensione con i fondi pubblici e pur temporaneamente ospitando dei migranti, vergogna, una cosa razzista, salviniana, eccetera, eccetera. Poi riflettici sopra, poi mi dici che cosa ne pensi nel confronto di questa non cosa. Mi sembra una cosa particolarmente intelligente. Cioè, ti sembra una follia una cosa? Cioè, sì, tu abbastanza. Puoi prendere, diciamo, soldi pubblici dallo Stato che ti paga e magari ti salva l'impresa ospitando dei migranti che arrivano qui, clandestini in parte, e poi prendere soldi pubblici per ristrutturare l'albergo. Per te è tutto normale? No, ma ti faccio una domanda. Magari hai ragione tu, io non so ancora che cosa pensare e fondamentalmente non me ne frega un ma cazzo non, però... mi sembra un po' una follia quella di mettere intanto guarda che se uno sì. Accede sì. A questa possibilità di ospitare dei migranti intanto deve avere una struttura adatta a vabbè, farlo cazzo, e quindi sì, se la deve restaurare no ma nel merito è un'altra cosa cioè lui dice chi prende soldi dallo Stato per accogliere i migranti non può prendere soldi per ristrutturare il proprio albergo questo dice sostanzialmente e tu dici mi pare una stronzata un piccolo flash sul signor Papa che è tornato a parlare signor Papa è tornato a parlare dei migranti come grande risorsa diciamo no come grande risorsa dell'uomo delle nazioni non si possono fare senza migranti dice lui senza migranti non avremmo gli stati moderni non avremmo le nazioni eccetera eccetera il migrante dunque non è una minaccia per la nazione che lo accoglie dice il signor Papa dall'alto così del Vaticano posto che mai vide migranti arrivare dentro le proprie mura mai eppure lui lì in Vaticano dice beh un migrante non è una minaccia alla nazione che ospita e grazie al cazzo ne ospiti manco uno il migrante non è una minaccia alla cultura ai costumi ai valori della nazione che accoglie rimanendo se stesso come persona portatore di una propria vicenda biografica. In questo modo il migrante potrà presentarsi ed essere riconosciuto come un'opportunità per arricchire il popolo che lo integra. Anche qua in Cina si ascolta la zanzara,
E Cruciani, comunque ti volevo ricordare, anche dalla Cina, che comunque si nomma merda. Strade in diretta. Una buona serata a tutti voi sulla 1 Milano-Napoli, code di circa 15 km ancora per incidente tra Firenze e Scandicce, la variante di Valico verso Milano, code per curiose e traffico intenso in direzione opposta a partire da Barberino di Mugello. Si viaggia in coda per lavori sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Empoli Ovest e Santa Croce sull'Arno, in direzione Livorno e tutto, torniamo tra mezz'ora più tardi. La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Il Sole 24 Ore, la radio di Confindustria, Parenzo è tutto cacato, che lavora nella radio di Confindustria, gli industriali. Siete quattro moiti di fame, apri stamattina all'8, che a Palermo e provincia, siamo in che radio le mille lire, non si sente un cazzo. Giuseppe, con i tesamenti vuoi abbandonare, che fai campare tu, hai se quattro moiti di fame. La Zanzara trasferiamo, andiamo a scena un'altra radio, perché se quattro dei sei minchia, manco si affinano a trasmettere. Hanno le antenne che stanno carendo a piazza, non lo so come sono combinate, Giuseppe. È diventata impossibile la cosa, Giuseppe. Queste teste di cazzo hanno le antenne di mille lire, Giuseppe. Vattene via da questa rete di mille lire, Giuseppe, scappa, scappa. Lascia a Barisone e a Parenzo, lascia a tutto il rotto. No, al di là del linguaggio utilizzato dal signor ex grillino palermitano, diciamo, poverino, lo chiamerei sovranista. Perché poverino? Sovranista perché palermitano. Perché poverino? Mi spiace. Perché poverino? Perché lo devi definire un poverino? È un signore che magari ha la sua dignità. Ha la sua dignità. La dignità nessuno la mette in discussione della dignità. E allora la sua dignità. È la sua ignoranza conclamata. Dice una cosa, diciamo, al di là, diciamo, degli insulti che di solito gli attacchi che fa, insulti eccetera, il suo modo di discutere, di parlare, adesso non è quello il punto. Però magari dice una cosa vera, questo vorrebbe ascoltare Radio 24 a Palermo, non la può ascoltare. Cioè, uno dovrebbe venire incontro a queste persone, che devi andare contro. Dovrebbe venire incontro, non andare contro. Lui come direbbe ascolta, Pannella, non andare contro, andare ma incontro. Esatto, bellissimo. Questo però ascolta ma non capisce, quello è il problema. Ma non è vero, non è vero. Senti, io ho mi sono creato un nuovo idolo. È un signore, pare un giovane militante del Partito Democratico a Torino. E questo signore, se non sbaglio, si chiama Gianferrini, vicepresidente di una sezione del PD, eccetera. Joseph Gianferrini del PD, ti ho detto, non un sovranista, non un salviniano, non un meloniano, non un fratello d'Italia come dici tu, eccetera, uno del PD di Torino. Perché ti dico quello che ha scritto dopo l'indegna manifestazione Notab di ieri a Torino, che poi che cazzo c'entra in Notab col primo maggio, me lo dovrai spiegare. Anzi, al contrario, uno per il lavoro dovrebbe essere a favore della Tab, invece nulla. I Notab non c'è manifestano niente contro alla manifestazione del primo maggio. Va bene, allora senti che cosa ha scritto questo tizio. I soliti teppisti con Ascatasuna, che è un centro sociale per chi non lo sapesse di Torino, accompagnati da una nutrita flotta di consiglieri 5 Stelle, hanno partecipato al corteo del primo maggio con un unico scopo: far abbandonare il corteo al PD del Piemonte. Ci hanno urlato di tutto, ci hanno tolto le nostre bandiere, ci hanno riempito di insulti e sono arrivati anche alle mani. Ovviamente noi abbiamo risposto, siamo rimasti lì, non ci siamo spostati di un centimetro. Grande lezione, come dire, no? Non violenta. Poi ha aggiunto questo signore, questo Gianferrini, alla fine la polizia gli ha fatto assaggiare i manganelli, finalmente. E adesso lo stanno massacrando. Lo stanno massacrando, minacciando. Questo deve essere protetto. Ha detto una cosa sacrosanta. Ha detto che alla fine di innumerevoli violenze subite è arrivato lo Stato con i manganelli. Amico mio, viva i manganelli dello Stato! Viva i manganelli dello Stato! Viva i manganelli quando servono e quando è giusto darli. Darle le manganellate quando è giusto usarli. Viva i manganelli quando c'è violenza aperta nei confronti di persone che partecipano liberamente a una manifestazione, da parte soprattutto di centri sociali, Notav, eccetera, ma da parte di chiunque, ovviamente. Questo è un mito, questo Gianferrini, è un mito assoluto che va difeso a spada tratta. Beh, lo stanno ammazzando, lo stanno di insulti, di alcuni di minacce. Dei centri sociali, il PD stesso lo vuole proteggere perché è giovane, lo vuole proteggere, no? Vergogna questi qua, vergogna. Incivili, fascisti loro, questi Notav sono dei fascisti, ti posso dire.
Sicilia sono fascisti loro. Tu devi avere il coraggio di dirlo in modo spropositato. Per come lo, per cioè, come lo usi quando tu. Quando hai veramente i fascisti dici no, è lecito. Quando hai gli altri fascisti sono fascisti. Per come lo usi tu. È curioso come riesci a capovolgere la verità. Ma lo sai perché? Lo sai perché? Te lo posso dire. Tu hai un fascista conclamato e dici no, no, ma legittimo, poverino, ma ti posso dire perché? Poi hai altri e dici fascisti. Ma ti posso dire perché? Una cosa, aspetta, no, una cosa ti posso spiegare, una spiegazione molto veloce, non interessa a nessuno. È la storia del fascismo degli antifascisti. No, non ti voglio spiegare questo, perché quando un fascista si dichiara fascista e dice sono fascista, vabbè, dici, vabbè, sei fascista, dice voglio il fascismo, sì, vabbè, però non è un pericolo reale. Quelli che invece, aspetta, reale? Perché per me non è un pericolo reale, è una buffonata, è una cosa da giullare. Perché deve essere una buffonata? Per me, secondo me, per te sì. Aspetta, fammi finire. Quando invece uno dei centri sociali o di un'altra formazione pratica il fascismo, lo praticano concretamente, lo praticano nel senso che vogliono impedire alla gente di parlare, semplicemente è quello che un cos'è atto invece? Di violenza, come un atto di violenza quello di quegli altri. Cosa vuol dire? Non c'è fascismo, appunto. Non vuol dire niente. Antonio, però usiamo il termine, i neofascisti sono fascisti, quindi sono pericolosi. Antonio, diciamolo chiaramente. Sì, amico mio, buonasera. Dimmi Antonio, dimmi. Buonasera, ascolta, vorrei capire da quel grandissimo tipo coglione di Parenzo, sì, cosa buonasera. Ha detto di così sbagliato il direttore di Libero, vedi? Cioè, in che senso, scusa? Ma non mi sembra una cosa talmente stupida, più che altro, non è che è sbagliata, è stupida. Cioè, dice uno non perché lavora perché non sa lavorare. Ha ragione Feltri. Non ragazzi, mi sembra vai così. A sgrassare dalla. Vaglielo a spiegare. Ma a, è la, dice una cosa molto chiara: se sai fare italiani. Qualcosa, se sai fare qualcosa. È chiaro che riesci a trovare lavoro dai, sicuramente più facilmente rispetto a qualcun altro. Se non sai fare un spiegare. Cazzo, vai a consegnare. Vai a consegnare cibo. Ma è giusto che tu temporaneamente, non avendo ancora una specializzazione, non avendo. Poi so che anche diversi disoccupati fanno i rider, per carità, va benissimo. Appunto. Benissimo, però molti sono giovani che ancora non è hanno. Non che tutti i disoccupati non sanno fare nulla. No. Dite una sciocchezza. No, se, ma se Feltri vuole questo. Dire se sai fare qualcosa, alla fine il lavoro lo trovi. Questo vuole dire Feltri. E Antonio gli dà ragione. Antonio gli dà ragione. Ma è mi pare, una semplificazione. Ma mi pare stupida. Normale. Non vedo cosa ha detto così. No, ma chiaramente non ha un cazzo da dire. Attacca le persone. Così. Vabbè, ho capito. Secondo lui è una banalità. Abbiamo ma lui capito è, che è amante della complessità. Capito? È amante della complessità. Luca da Melbourne addirittura. Se uno non ha fame non mangia. Vabbè. Luca. Cazzo vuol dire? Uno non ha fame non mangia. È bello che tu dovresti fare queste cose con l'imitazione di Feltri, dovresti fare di ma tanto mi sembra incredibile perché c'è gente che ci crede però che sia Luca un giornale, capito? È una cosa incredibile. Sì. Ho detto una cosa scontata. Se ma uno... che è vero, se uno non ha fame non mangia. Cioè, che cazzo vuol dire? Luca, dimmi. Ma certo. Ecco, allora, no, io in realtà adesso sto venendo da Roma, vivo in Australia. Vivi in Australia, sì. Vabbè, dimmi. Allora? Oggi sono a Roma perché ero in Sri Lanka e purtroppo l'attentato sono tornato in Italia. Mi fermo a Roma per un giorno al Colosseo con due turisti, miei amici. Sì. Vado dal tassista per prendere un taxi seduto sulla sua bella macchina con la sigaretta tranquillo. Sai che c'è la coda per prendere il taxi, no? Sigaretta dipende, non si può fumare dentro la macchina quando c'è il cliente. No, era fuori dalla starà macchina. Fumando fuori. Beh, mica è un delitto. Adesso vuoi pure proibire ai tassisti di fumare fuori dalla assolutamente macchina? No, assolutamente no. Allora? Vado a chiedere, faccio scusi, qual è il primo della fila? Quale posso prendere? Dove vai? Vado su Ponte Milvio. No, nessuno va a Ponte Milvio. Mi giro, faccio capito. Ma io come faccio? Salgo su un taxi che ci fa salire. Sì. Mi prende uno. No, c'è la coda. Io mi giro battendo le mani, come sai quando si fa veloce, cioè, cosa cazzo faccio adesso? Questo viene muso a muso. No, tu non hai capito, tu vieni a casa nostra, batti le mani, ma il bar, ma questa sorella. Luca, allora ci sono due cose che ti devo dire. La prima, se qualcuno ti dice nessuno va a Ponte Milvio, è un coglione, cioè perché un tassista ti deve portare dove tu chiedi di essere portato. Punto. Secondo, se qualcuno si è rivolto a te in maniera arrogante, tu che non ho capito perché ci hai chiamato per raccontarti questo episodio e per dire che cosa? Che i tassisti di Roma sono tutti arroganti. Allora, non posso generalizzare. Io dico, voi tassisti siete già in una posizione più difficile perché si stanno aprendo concorrenze come Car2Go, Enjoy, Car Sharing, LB, monopattini, Uber, eccetera. E allora poi anche gli arroganti. Cioè, ma non vi potete poi lamentare che la gente non prende più il taxi? Già è più caro. Io posso dirti, Luca, al di là del fatto che io forse sono la persona più conosciuta di te, e dunque per me magari non mi insultano, magari eccetera. Io, però, nella mia vita, ti assicuro, un tassista arrogante non l'ho conosciuto. Beh, magari è un caso, ma adesso per carità, cioè, che uno ti possa dire là non ci vado, io gli dico, insomma, che non ci vai, che cosa? Dammi il tuo numero di matricola e ti denuncio. Cioè, di che stiamo parlando? Dai, cioè, non, se ti hanno detto così, hanno sbagliato. Chi ti ha detto così ha sbagliato, cioè chi ti si è avvicinato. Ma mi ha detto così, non è lo stesso che poi mi è venuto muso a muso, è un altro. Ma quello che ti è venuto là, che cosa ti ha detto?
Non puoi sbattere le mani. Vabbè, perché le mani come fossi tua sorella. Perché hai battuto le mani tu? Via, via, datemi un taxi. Stavo prendendo un volo aereo. Ho detto, cazzo, muovetevi, mi mandate là, torno di là, mi mandate di là, cazzo, prendete una decisione. Ma è giusto, certo, se uno non capisce un cazzo di com'è la fila, soprattutto a Roma Termini, dove è un casino pazzesco, è giusto che uno si incazzi. Ciao ragazzo, ciao. Fermi tutti. Oh, senti, il camion. Crucio in Polonia per lavoro. Cazzo, anche qui i camionisti che sorpassano 80 all'ora. Non so come si dica vaffanculo in polacco, ma vaffanculo in polacco. E con la lunga autostrada. Rischio surpasso, ma perché? Tengo le sughe rindomazzo, perché mi sono cagato cazzo presso a te. Come fa, Edrobe, come fa? La trasformazione digitale mette a disposizione una quantità di dati senza precedenti. Intelligenza artificiale, industria 4.0, IoT, 5G, hybrid cloud abilitano innovazione, competitività e successo. Ne parleranno esperti di Hewlett Packard Enterprise, università e aziende, all'evento dell'anno HPE Discover More. Martedì 14 maggio al MICO di Milano. Accelera la trasformazione digitale della tua azienda. Registrati su discovermoremilano.com. Prenderti cura della tua auto non è mai stato così piacevole. Nelle Eni Station, con un rifornimento di Eni Diesel Più in modalità servito, in omaggio a un'estate zero senza zucchero. Operazione a premi fino al 18 maggio. Regolamento ed Eni Station aderenti su enistation.com. Corrono, giocano, ci vogliono bene, sono felici con noi. Da oltre 50 anni Monge nutre i vostri amici a quattro zampe con ricette di qualità, senza coloranti e conservanti, bocconi cotti al forno e crocchette con carne fresca. Monge, la famiglia italiana del pet food. Papà, andiamo al cinema a vedere Avengers Endgame. Luca, vediamo. Dai, non starei ancora cercando la polizza auto? Tranquillo, papà! È Segugio, il supereroe del risparmio. Per risparmiare sulla polizza auto vai su segugio.it e confronti le migliori assicurazioni online. Segugio.it, il supereroe del risparmio. Marvel Studios Avengers Endgame, dal 24 aprile al cinema. Fila 7, centrale. Va bene? Su segugio.it puoi vincere due ingressi cinema per Marvel Studios Avengers Endgame o una fantastica vacanza a New York. Ma dove va con quel veicolo? Signor Vigile, vado a fare la spesa. Però, che design e che capienza. Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica. Allora, via libera GoApp. Foppa Pedretti. Le belle idee non ci vengono solo di legno. Sono tornati i BMW Welcome Days. La tua BMW ha più di 4 anni? Sottoscrivi BMW Oil Inclusive e più viaggi, più risparmi. Se effettui almeno 3 cambi olio e filtro in 5 anni o 100.000 km ti costano solo 99 euro l'uno. In più, con BMW Oil Inclusive avrai uno sconto extra del 10% su servizio di valore BMW dal 6 all'11 maggio nei centri BMW Service aderenti. Dettagli e condizioni su welcomedays.bmw.it. Sono le 19. GR24, il sole 24 ore. Si riverso le dimissioni, se non ci saranno novità tra 15 giorni lascio la svolta con Salvini in Ungheria da Orban. Uno su 10 dei mezzi della pubblica amministrazione è un'auto blu, il censimento sono oltre 3.000. Un'amicizia indistruttibile, Leonardo da Vinci fa fare pace a Francia e Italia. Firenze faccia a faccia prima del voto tra i 4 candidati a guidare Bruxelles. Addio alle note, alle elementari cancellato, il regio decreto per la disciplina dei più piccoli. Buonasera dalla redazione, buona serata da Anna Migliorati. Si attendeva da giorni, ebbene è arrivata proprio poco fa quella che sembrerebbe la svolta sul caso Siri, il sottosegretario della Lega indagato per corruzione. Se non ci sono novità dai PM entro 15 giorni mi dimetto, dice lui, sono innocente, così scrive in una nota chiedendo ai magistrati di essere ascoltato al più presto. Il presidente del Consiglio Conte ha convocato una conferenza stampa in attesa a Palazzo Chigi, conferenza stampa che dovrebbe iniziare tra pochissimo, allora vi racconteremo cosa accadrà. Tutto questo arriva mentre in queste ore il vice premier Salvini non è a Roma ma in Ungheria, dove fa discutere il suo incontro con il premier Orban, mentre a distanza è stato ancora botta e risposta con Di Maio.
Tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio adesso si alza anche il muro voluto dal premier ungherese Viktor Orban. In un botta e risposta a distanza il leader della Lega a Budapest per incontrare quello sovranista e visita la barriera anti-migranti in elicottero. Pronti per decollare in elicottero qua a Budapest per sorvolare il sistema di controllo dei confini per bloccare l'immigrazione clandestina. In Italia, in Ungheria e in Europa si entra solo se si ha il permesso. A Roma intanto Di Maio presenta le liste per le europee, boccia gli accordi con i sovranisti, ma il fronte per i 5 Stelle è più interno. Di Maio ritorna sull'abolizione delle province. Uno spreco sono le province. Chi le vuole ricostituire deve trovarsi un altro alleato, perché col movimento le province si aboliscono. E sullo sfondo c'è sempre il caso di Armando Siri. Il movimento non arretra sulla questione morale, dice Di Maio. Salvini lo fredda, non ho tempo di rispondere alle polemiche. Siri interviene, sono innocente, ma se tra 15 giorni non arrivano novità mi dimetto. Salvini poi lancia la stoccata finale sul cavallo di battaglia 5 Stelle, ridurre le tasse, dice l'unica via, il reddito di cittadinanza non fa ripartire l'Italia. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La maggior parte degli italiani vuole un punto di riferimento affidabile e di centrodestra. A dirlo è Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, e contesta i risultati economici dell'attuale maggioranza. Lo 0-2 nulla, di fatto l'Italia è ferma. Critiche al governo piovono anche dal coordinatore di Più Europa, Benedetto Della Vedova, che punta il dito sulla pericolosità dell'alleato scelto dal ministro dell'interno Salvini in visita dal premier ungherese Viktor Orban. Salvini va a baciare la pantofola da Orban, sta con la democrazia illiberale di Orban contro l'Unione Europea. Il governo è al capolinea e deve prenderne atto, dice il vicepresidente PD dell'Europarlamento David Sassoli, che invita a concentrarsi sulla crescita. Abbiamo bisogno invece di cambiare strategia, di concentrarci sugli investimenti, sulla crescita, sui giovani. C'è un governo che sta pensando a difendere gli italiani ricchi, noi vogliamo difendere gli italiani tutti. Sovranisti e nazionalisti non hanno futuro in Europa, neanche per Carlo Calenda, capolista del PD alle prossime europee. Nel migliore dei sondaggi possibili, dice, le forze sovraniste in Europa hanno il 10%, ma i troll sovranisti invece colpiscono. Il segretario del PD, Nicola Zingaretti, annuncia di aver denunciato alla polizia postale le fake news apparse sui social. È un meme in cui si alterano le sue parole reali. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ormai è conto alla rovescia per il voto europeo. A Firenze c'è oggi il consueto appuntamento con l'Europa, quest'anno appunto all'insegna del voto, è dibattito tra i quattro principali candidati alla presidenza della Commissione, di fatto il primo vero confronto in attesa delle urne. Allora subito andiamo da Sergio Nava, come sta andando? Sì, buonasera da Firenze, dove in corso, l'avete detto, l'atteso dibattito tra i quattro principali candidati alla presidenza della Commissione. Viva per i popolari, Timmermans per i socialisti, Verhofstadt per i liberali e Keller per i verdi. Verhofstadt ha annunciato in apertura la formazione di un nuovo gruppo all'Europarlamento col partito di Emmanuel Macron. Il dibattito si è subito scaldato sui migranti, con Timmermans che ha rivendicato i successi dell'attuale Commissione sulla riduzione del flusso dei migranti e ha promesso di riformare il sistema di asilo europeo, punto che lo vede d'accordo con il liberale Verhofstadt. I nomi della vicepremier italiano Salvini e del premier ungherese Orban sono stati spesso citati quali esempi in negativo, col popolare Veba che ha schivato l'imbarazzante presenza di Orban, pur sospeso, nella famiglia del centrodestra. L'economia è stato un altro tema portante. Verhofstadt si è detto a favore del budget dell'Eurozona e del completamento del mercato unico, mentre Timmermans si è scagliato contro le multinazionali che non pagano le tasse e profitti e dice dovrebbero rimpinguare le tasche della classe media. Sul clima, la Verde Kella ha attaccato le politiche macroniane, insistendo sulla necessità di una carbon tax che gravi sui più ricchi. Eventualità quest'ultima appoggiata anche da Verhofstadt e Timmermans, meno convinto invece Veba. Per il momento il dibattito ancora in corso, da Firenze è tutto. Grazie Sergio Nava, naturalmente lo ritroveremo questa sera per raccontarci tutto anche alle 21 con Effetto Notte. Voto europeo intanto, su cui entra in atteso a gamba tesa con toni inconsueti anche il Papa. Lancia un grido di allarme il Papa durante l'udienza concessa ai partecipanti all'assemblea plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. La Chiesa osserva con preoccupazione il riemergere un po' dovunque nel mondo di correnti aggressive verso gli stranieri, specie di migranti, come pure quel crescente nazionalismo
che traslascia il bene comune. Forte richiamo in merito ai migranti. Non sono una minaccia, lo Stato li tuteli e li accolga, regolando i flussi, e il suo compito promuovere l'accoglienza. E qui si vede la sua visione della dignità umana. Il pontefice dice no al razzismo e ai nazionalismi e antisemitismi. La Chiesa ha ammonito le persone, i popoli e i governi riguardo alle deviazioni di questo attaccamento quando verte in esclusione e odio altrui, quando diventa nazionalismo conflittuale che alza muri, anzi addirittura razzismo o antisemitismo. Per chiudere, il suo avvertimento ricorda l'Europa del secolo scorso. La storia del Novecento ci insegna, dice il Papa, dove conducono i nazionalismi. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Il Presidente della Repubblica Mattarella in Francia per le celebrazioni del 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci. Scherzando, ha fatto pace. Leonardo da Vinci ha fatto far pace anche tra Italia e Francia, pare. Sentiamo. Sono qui per testimoniare la grande amicizia dell'Italia nei confronti della Francia. Così Sergio Mattarella dalla Francia, dove si trova per le celebrazioni del 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci. Una visita che assume un significato simbolico di distensione tra Roma e Parigi dopo i litigi legati, tra le altre cose, alla TAV e al sostegno dimostrato dal vice premier Di Maio e Gilles Gialli. Il Presidente della Repubblica ha visitato, accompagnato tra gli altri dai ministri della cultura d'Italia e Francia, la cattedrale di Notre Dame devastata dall'incendio del 15 aprile scorso. L'Italia, ha detto il capo dello Stato, ha trascorso ore di angoscia e affetto, perché con la Francia condivide una grande sensibilità culturale. Questa cattedrale rispecchia tanta parte della storia e della civiltà d'Europa. Sapere che è stata salvata dai vigili del fuoco provoca grande riconoscenza nei loro confronti. Sergio Mattarella, con la figlia Laura, si è poi recato al castello di Amboise, sulla Loira, dove è stato accolto dal presidente Macron e dalla moglie Brigitte. Insieme hanno visitato la cappella con la tomba di Leonardo, per un omaggio alle spoglie del genio italiano morto ad Amboise 500 anni fa. In seguito la visita al castello di Clolousset, la casa dove Leonardo visse gli ultimi 3 anni della sua vita. Il legame tra i nostri due paesi e i nostri cittadini è indistruttibile, le parole del presidente Macron lasciando Amboise. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Allora, abbiamo aperto annunciandovi una conferenza stampa convocata in tutta fretta dal premier Conte. Allora andiamo a Palazzo Chigi, sentiamo cosa sta dicendo. Nelle istituzioni. Vengo al caso specifico. Queste sono le premesse che mi hanno portato alla soluzione del caso e ci tenevo a rappresentarle. Io ho incontrato il sottosegretario Armando Siri lunedì sera, ho avuto con lui in tarda sera un lungo colloquio, un paio d'ore di colloquio, nel corso del quale egli si è reso disponibile a fornirmi alcuni dettagli sulla vicenda giuridica che lo vede coinvolto. Questo incontro, l'avevo preannunciato, l'ho ritenuto necessario anche al fine di prendere una decisione ponderata e mi è sembrato doveroso innanzitutto confrontarmi con il diretto interessato, ascoltare le sue ragioni. Vengo alla decisione. Ho sempre rivendicato per questo governo un alto tasso di etica pubblica, che significa assicurare che la condotta dei singoli membri del governo sia sempre orientata al perseguimento del bene pubblico con piena trasparenza di operato. Nel caso di specie, il sottosegretario Siri si è prestato a raccogliere l'istanza di un imprenditore che chiedeva l'approvazione di una norma che avrebbe favorito, per così dire, retroattivamente alcune sue attività imprenditoriali che si erano già concluse. Questo passaggio lo voglio chiarire. È normale ricevere, e non mi meraviglio, ricevere suggerimenti per l'introduzione di nuove norme o di modifiche normative da parte di associazioni di categorie, di vari stakeholders. Come governo, però, abbiamo la responsabilità di discernere e valutare in particolare se queste proposte hanno, come propriamente le norme giuridiche, il carattere della generalità e astrattezza e quindi perseguono l'interesse generale, o se invece sono norme che avvantaggiano il tornaconto di singoli imprenditori. In questo caso la norma non avrebbe introdotto incentivi per attività imprenditoriali future. Voglio essere ancora più chiaro, non avrebbe offerto rispetto agli imprenditori che si accingono a svolgere attività una parità di chance, avrebbe offerto invece vantaggi retroattivi, una sorta di sanatoria, per gli imprenditori che si fossero ritrovati nella condizione di avere svolto in passato alcune determinate attività.
Insomma, per dirla in breve, la norma non era generale ed astratta e non disponeva per il futuro. Ecco, per queste ragioni io ho valutato la necessità, l'opportunità di dimissioni da parte del segretario Siri. Ho letto una sua dichiarazione che è pervenuta poco fa, in cui lui preannuncia che si dimetterà entro 15 giorni dal momento in cui incontrerà e verrà ascoltato dai magistrati. Però io credo che la vicenda giudiziaria e il procedimento giudiziario avrà un suo corso. La vicenda politica ha delle altre connotazioni che ho riferito in premessa. Noi dobbiamo essere credibili, responsabili in questi passaggi fondamentali. Ecco, allora l'avete sentita in diretta, queste le parole del Premier Conte. Ho valutato l'opportunità delle dimissioni di Siri, una cosa la vicenda giudiziaria, un'altra il governo. Così le parole di Conte, l'avete sentito in diretta, ci torneremo naturalmente. Intanto le altre notizie del nostro giornale. Andiamo all'estero ora, andiamo in Venezuela, due adolescenti morti durante le manifestazioni di protesta contro il governo Maduro, 4 in tutto le vittime nel paese. Sale la conta dei morti e la diplomazia si mette al lavoro per riportare ordine nel paese al più presto. Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ed il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov si incontreranno la prossima settimana per affrontare la crisi venezuelana, mentre nel paese Maduro continua ad ostentare tranquillità e marcia con i soldati. Sempre unito alla Forza Armata Nazionale Bolivariana. Forze Armate Unite con me, ribadisce in un discorso pubblico, mentre la cronaca riferisce di altri due minorenni morti. La brutale repressione del popolo venezuelano deve finire. Le parole di Donald Trump, mentre da Tashkent il ministro degli esteri russo definiva le posizioni di Mosca e Washington incompatibili, ma non chiudeva al dialogo. Anna Rita D'Ambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La cronaca ora con gli interrogatori di garanzia per gli 8 fermati a Manduria. I 6 minorenni tra i 16 e i 17 anni e i 2 maggiorenni di 19 e 22 anni fermati il 30 aprile per le violenze ai danni di Cosimo Stano a Manduria, l'anziano di 66 anni deceduto il 23 aprile dopo 18 giorni di ricovero e 2 operazioni, sono stati interrogati oggi dai giudici per le indagini preliminari del Tribunale dei minorenni e ordinario di Taranto. Così Davide Parlatano, avvocato di uno dei minorenni. Hanno risposto alle domande che sono state fatte dal giudice, hanno chiarito determinati punti, quindi adesso attendiamo. Sono attese in serata le decisioni dei giudici, se cioè trasformare i fermi in arresto o se rilasciare i giovani indagati. Ma intanto la cittadina di Manduria, 30.000 abitanti in provincia di Taranto, si ribella all'accusa lanciata dai PM di città che sapeva e non si è ribellata. La Proloco ha organizzato per mercoledì 8 maggio una marcia di solidarietà al povero 66enne Cosimo Spano. Ai nostri microfoni il presidente Domenico San Marco. Il fatto è deprecabile, chi ha avuto un comportamento omissivo deve essere punito anch'esso, ma non può essere etichettata una cittadinanza che si sente cittadinanza per bene come persone con atteggiamenti omertosi e che approvano questo tipo di reati. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E allora nel frattempo prosegue la conferenza stampa del Premier Conte che, come avete sentito, ha chiesto le dimissioni del sottosegretario Siri. Se non ci saranno, ha aggiunto il Premier poco fa, chiederò io stesso la revoca nel prossimo Consiglio dei Ministri. Ad essere cancellata con un colpo di spugna dalla Camera oggi invece una norma che ha quasi 90 anni. Basta note sul registro per i bambini delle scuole elementari, abrogato un regolamento del Regio Decreto del 1928. Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Presidi, lo ha intervistato Livia Zancanero. È stata abolita una norma del 1928, quindi una norma assolutamente anacronistica che prevedeva per i bambini da 6 a 10 anni punizioni che comportavano l'espulsione da scuola o la sospensione fino a 10 giorni, il che non significa che non si possa punire, tra virgolette, un bambino di quell'età, naturalmente lo si fa sgridando, lo si chiama la famiglia, anche perché verrà esteso alla scuola elementare il cosiddetto patto di corresponsabilità che già esiste per la scuola media.
media per il superiore e quindi un maggior coinvolgimento delle famiglie nell'educazione del bambino. Queste norme erano infatti rimaste solo per i bambini delle elementari. Sì, perché la scuola media e il superiore, il codice disciplinare era già stato riformato dal ministro Berlinguer 20 anni fa, quindi rimaneva questa appendice che negli ultimi 20 anni non è stata mai applicata di fatto. E con questo ci fermiamo qui, le 9:16 minuti. Da Anna Migliorati ancora una buona serata, in regia Andrea Roccabella e Pietro Lacorte, qualche minuto di ritardo ma per dare spazio al Premier Conte, GR24 vi aspetta, tutti gli aggiornamenti alle 21, effetto notte. GR24, il sole 24 ore, direttore Fabio Tamburini. C'è una grande novità! Con Rocchetta vinci un weekend di bellezza ogni giorno. Acquista 2 confezioni di Rocchetta e scopri subito se hai vinto un weekend di bellezza e salute al Parco Hotel ai Cappuccini di Gubbio. Regolamento su rocchetta.it. Termina il 3 agosto. Con Rocchetta, l'acqua di Miss Italia, sei regina di bellezza. Essere o non essere, CNA. Se sia più nobile sopportare gli oltraggi e i dardi delle infinite tasse o entrare in CNA, placare il mar dei tormenti e porre fine ad essi, essere o non essere, CNA, Meglio essere. Contro le tasse che tartassano, entra in CNA. Vieni su esserecna.it. CNA Imprese. Nessuno ti dà di più. Quando l'hai conosciuta a casa di amici, prosciutto di Parma c'era. Quando l'hai rivista a un aperitivo, anche. C'era quando ha accettato quell'invito a cena. C'era la sera che hai conosciuto i suoi e anche il vostro matrimonio. Nei momenti più veri della vita c'è sempre prosciutto di Parma, perché fa parte di te. Prosciutto di Parma non è crudo, è di Parma. Ninna nanna ninna oh, con questo bimbo dove andrò? Si è addormentato alla partenza, con la giusta aderenza. Di pensieri non ne ho. Ninna nanna ninna oh. Prenditi cura di chi viaggia con te. Scegli la sicurezza degli pneumatici Continental. Imprese che investono, imprese che esportano, imprese che crescono e che saranno protagoniste di Imprese Vincenti, il progetto d'Intesa San Paolo per dare visibilità e prestigio e per valorizzare le eccellenze imprenditoriali italiane e contribuire così al loro sviluppo e alla loro crescita. Prima tappa mercoledì 8 maggio nella storica sede di Via Verdi a Milano. Radio 24 sarà presente con la diretta di Focus Economia. Tutte le info su radio24.it. Strade in diretta. Ben ritrovati sulla 1 Milano-Napoli, code di circa 14 km per un incidente tra Firenze e Impruneta e la variante di Valico verso Milano. Code per il traffico intenso verso Napoli a partire da Barberino di Mugello fino a Calenzano. Ancora code per lavori sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Ovest e Santa Croce sull'Arno in direzione Livorno. È tutto, strada in diretta, torna tra circa un'ora dopo. Promo 24. La semplificazione dei movimenti quotidiani all'interno del proprio spazio abitativo migliora la qualità della vita. Con i sistemi di Home Automation Nice, anche i più piccoli gesti diventano incredibili. Nice è il modo più smart di controllare l'apertura e la chiusura di cancelli, garage, tende da sole, tapparelle e l'accensione, lo spegnimento e l'intensità della luce. Nice è la soluzione più facile e sicura per gestire i sistemi d'allarme e grazie ai sensori rimanere sempre aggiornati e connessi alla propria casa. Basta prendere il telecomando o scaricare l'app su smartphone per avere tutto sotto controllo e a portata di mano. Per saperne di più, vai su niceforyou.com. La Zanzara. Si unito alla telefono a Zanzara da Fallotto 0024 0024, oppure si unito a non ci faccio i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Ciao Cruciani, ciao Parenzo, io volevo dire a tutti quei coglioni che se la prendono con gli immigrati che le nostre fabbriche hanno bisogno di sta gente, ci vadano loro a lavorare in fabbrica, coglioni. Ma non diciamo cazzate, quando c'erano i governi di sinistra Casapondo faceva il cazzo che voleva, aggredivano, piavano a cinghiata la gente, facevano manifestazioni, facevano il cazzo che volevano sotto le scuole,
gli scontri in piazza e tutto qua. Ma che cazzo vai a dire? Facevano il cazzo che gli pareva, anche con i governi di centro-sinistra. Stavolta c'ha ragione, Cruciani. Stavolta c'ha ragione, è una testa di cazzo. Facevano come gli pareva. Vedono come la pareva, poi si sono svegliati. Mo' hanno trovato il fascismo di casa fa, adesso. Uè, Cruciani, guarda che ti ho mandato il mio IBAN. Se per favore mi puoi mandare il 50% del festivo del 1° maggio, sarei felice, perché mi farebbero comodo questi pochini soldi che mi mandi. Ti ringrazio. Guarda bene il bigliettino, c'è scritto tutto, l'IBAN, la banca e tutto. Aspetto con ansia il tuo bonifico. Grazie, ciao Cruci, sei un grande. Io però non capisco, questo veramente, non sto scherzando, questo veramente mi ha mandato il l'IBAN per fargli un bonifico, eh? Cioè davvero mi ha mandato l'IBAN, ma si chiama credo Mazzeo, ora amico mio ti chiamerò sicuramente magari anche nel corso di questa trasmissione per capire se sei un giocherellone, se sei un fake, se sei uno che ci vuole prendere per il culo oppure sul serio hai bisogno di qualche denaro. Però ti dico subito che non è che possiamo iniziare a versare denaro così, no David? Cioè non è che possiamo iniziare a versare del denaro. Ha ragione questo ascoltatore, però. Ma come ha ragione, dai? Io non posso dargli nulla perché non ho i privilegi degli assunti. Sei incredibile. Però ha ragione da un punto di vista. Cioè secondo te dovrei versargli dei quattrini. Come quando dicono a me, perché lei non se li porta a casa gli immigrati? Uguale, no? A meno che spesso non mi dicono questa cosa. Perché non versi perché qualcosa non versi a quelli che lo chiedono? Un quinto dello stipendio ogni mese, perché non vesti la tua tredicesima e anche la quattordicesima che prendi, perché sei uno, no, la quindicesima non credo ci sia più, la tredicesima e la quattordicesima, perché non la destini ad esempio a chi ne ha bisogno, al fondo sociale? Perché la tua tredicesima, quanto sarà la tua tredicesima? Di 10.000 euro di tredicesima almeno, anche 30.000, no, 30.000 no, ma di 10.000, 20, 15.000 sicuro, dalla, tanto non è che ne hai, come fai, ti ricordi la domanda che tu fai sempre ai vitaliziati poverini, no? E tanto tu non vivresti lo stesso, che ci fa lei? Stato, ma lei con la tredicesima, secondo che me ci fa? Quello è un privilegio. Però qualcuno potrebbe dirlo, quello è un privilegio, no? Che cazzo ma tu con la tredicesima che hai ci sbagliato, fai? Hai ma che bisogno hai della tredicesima? Sbagliato argomento. Eh no, bisogna rigirarti la stessa domanda, quella che tu fai ai parlamentari, a chi ha lavorato, ai deputati. Allora, ragazzi, che ci fai te con la tredicesima? Pensate che genio. Allora, ve lo ricordate tutti, no? Il mitologico, ogni tanto è anche qui ospite, il mitologico Dino Giarrusso. Dino Giarrusso, che è candidato, ci sta provando ancora una volta, candidato, ma giustamente. Alle elezioni europee per il movimento Five Stars, per le elezioni europee. Tu pensa che cosa geniale, le Iene si sono incazzate come delle bestie. Perché il signor Giarrusso, però hanno poco da incazzarsi, che cosa ha fatto? I cartelli elettorali, ti giuro, manifesti elettorali in cui ha detto votate Dino Giarrusso detto la Iena. Brutto. Cioè praticamente ha usato un logo non suo. No, ma ti giuro, se uno nella scheda elettorale scrive Iena, il voto è valido. No, il voto è valido, ma no. Che cannullano, coglione, dice detto come la possibile? Iena. E zitti, tu dici detto la Iena, tu ma puoi era, scrivere scusa, anche Iena. Era Marco De... No, non credo che tu possa. È un, certo. è un trucco però è così. Perché il nome, ma scusami, ma sarebbe come dire Giuseppe Cruci, hai detto il porco. Lo sappiamo noi. Se scrivi il porco, se scrivi. Ma dove il lo scrivi? Sulla scheda della scheda, no? Non te l'annullano. Ma tu sei sicuro? E cosa lo scrivi a fare allora? No, cioè, lo scrive perché vuole richiamare il suo vecchio lavoro, quello di Iena. No, questo. Allora, Dino Giarrusso. No, ma non può essere Iena. Così, adesso lo verifico, non è così. Verificalo, secondo me, come dico ma io. È come dire. Scusami, Giacinto, detto allora, Marco Pannella. Pannella si chiamava Giacinto. Sì, ho capito. E infatti lui era Giacinto, no, detto ma Marco. Cosa. Allora, scrivono Iena, il voto gli vale uguale, così mi dicono. Poi chi magari è sbagliato. Uno delle Iene mi ha detto, loro sono incazzati per questo. E poi perché fa i manifesti, ma la campagna elettorale? Ti candidi tu con i Fratelli d'Italia. Dove, in che collegio sei candidato tu, peraltro? Non mi ricordo. Nessun collegio. Nord-est, nord-ovest. No, non mi ricordo veramente. Nessun, lo dico, tu col PD dove sei candidato? Col PD. Da nessuna parte. Dove io il libro di Falsari. Nel nord-est? No, no, no. Nord-est, vendo insieme a Calenda, libri. Con no, cui no, hai no. presentato il libro? Esatto, ti potrei no, dire vendo la stessa solo cosa? Libri. C'era vendo uno solo dell'opposizione libri. Dei sovranisti alla presentazione del libro? No, c'era uno del PD. Vendo c'era solo uno libri. Del PD. Vendo c'era solo uno libri. Del PD. Vendo solo c'era libri. Uno vendo del solo PD. Libri. Allora non mi cagare il cazzo. Allora, le Iene rompono i coglioni se a Giarrusso. Se tu fossi candidato e ti dicessero Giuseppe Cruci hai detto la zanzara, annullerebbero la scheda per il detto la zanzara. Non lo so. Se scrivo zanzara, non lo so. Ma non deve esserci del documento di identità, non in quello che tu pensi. Non lo so, se tu scrivi sulla scheda. Io può sapevo darsi, può darsi no, che la scusami. Cosa rimanda a Giarrusso e ma tu no, che voto è valido. Logic,
Ma come fa a essere valido se nella carta d'identità c'è scritto Dino Giarrusso? Non c'è scritto Dino Giarrusso, dentro la iena. Usciamo fuori da questa discussione. No, ma non lo so, mi interessa saperlo. Paolo da Milano, e adesso è una truffa. Lo sapremo. Le Iene infatti sono incazzate, anche perché lui usa la divisa delle Iene nei manifesti elettorali. Ecco, vabbè, anche quello è pazzesco. Ma che cazzo vogliono pure là? Pazzesco. Perché uno non si sarebbe può vestire come se tu sui manifesti elettorali. Ma no, ma sarebbe come se sui manifesti elettorali dei Fratelli d'Italia tu mettessi il simbolo della Zanzara. Ma sarebbe inelegante anche, Paolo, no? Paolo da Milano non è il simbolo, quello si veste con la giacca nera e con la cravatta nera. Paolo, dimmi. Pronto? Dimmi. A me è venuta notizia. No, scusa, uno ha lavorato alle Iene. E capito, giustamente ma le Iene non sono un partito cosa, politico. Cazzo, loro sanno, lui è già Paolo, un dimmi. Ex Iena. Che bisogno ha di usare quel costume di scena? Paolo, dimmi. Paolo, pronto? Perché si utilizza tutto in campagna? Allora che sono al telefono, c'ho un orecchio grosso come una casa. Molto caro. Sì. Dimmi. Allora, innanzitutto l'informativa, veramente. L'avete sentita l'informativa? Che cos'è l'informativa? Che cos'è l'informativa? Che cos'è l'informativa? Quando lo chiama il decoro della trasmissione, il buon decoro. Ma chi? La trasparenza, la correttezza, il buon decoro della trasmissione. Ma quello si fa. Quando chiamiamo noi? Ma sì, si utilizza così pro forma quando uno chiama. Vabbè, dai, ma cambiatela, mettete un disco. Ma non l'abbiamo voluta noi, Paolo, non rompere i coglioni, dai, dimmi. Vabbè, scusa. No, però devo fare un discorso sui raider. Però prima voglio chiedere una cosa. A Carisio, ma cosa c'è che... Ma non rompere i coglioni con queste stronzate, vai al sodo, dai. Non ti fare buttare giù il telefono, ti prego, questa sera gira male, dai. Cioè, va bene, ma allora per i raider, tu cos'è che hai detto che... Raider sono un'altra cosa, i raider, quelli che i portano raider, cibo. Raider, ma non lo so, ma facciamo in bicicletta. Ma qual è il problema? Qual è il problema? €3 Ma non lo so, aumentiamo i soldi, ma è un lavoro che sarà sempre temporaneo, sarà sempre temporaneo. È temporaneo perché poi non c'hanno più le gambe, che a 35 anni sei finito. Ma nessuno lo fa per 10 anni quel lavoro, nessuno lo fa per 10 anni quel lavoro, nessuno. Lo fanno come le ferie, diciamo, 30 giorni all'anno. C'è gente che lo fa temporaneamente, studenti, ma non solo, sicuramente anche qualche disoccupato per sbarcare il lunario, ma non aspetta. Può diventare un lavoro definitivo. Aspetta, fratello mio, spiegazione rispetto al tema di prima, se vuoi, questo è interessante. Mi scrive questo mio amico Alessio Lasta, rispetto a quello che dice lei, dice: credo che se nei manifesti ufficiali dei comizi elettorali, che ti riportano la dicitura accettata dall'ufficio elettorale, però al momento della candidatura c'è scritto detto Iena, è valido, cioè deve lui deve averlo fatto all'ufficio elettorale. Vabbè, quello è sicuramente l'avrà fatto. Questo è interessante. L'avrà fatto. Se l'ha fatto, le Iene possono impugnare la cosa. Detto Iena, no Iene, detto Iena. Detto Iena. Detto Iena. Sì, sì, sì. Fermi, lui mi Paco dice, Belluno, fermi tutti, Paco. Cruciani, tu sei incredibile. Che vuoi, bravo, Paco? Dimmi, amico mio, dimmi. Tu sei incredibile. Che incredibile. A te piace prendere con i deboli, no? Ma che vuol dire i deboli? Quali sarebbero i deboli? Poi operai, allora poi gli sindacati non contano un cazzo, non servono un cazzo, l'hai detto tu. Ma che vuol dire, Paco? Di cosa stai parlando? Tu non hai capito un cazzo, io sto parlando di una cosa. Allora, adesso ce l'hai con il rider. Ma non ce l'ho con sì, i rider bravo, in quanto Paolo. Tali, ce l'ho con quelli che rompono qua, i coglioni, qua. Che rompono i coglioni. Allora ti chiedo una cosa, mi lascio parlare per favore. Dimmi. Ti chiedo una cosa, ma loro pagano le tasse, sì o no? Certo che pagheranno le tasse per quello che devono pagare. Allora cosa vuol dire? Il diritto umano dove cazzo è? Ma cosa vuol dire? Ma il diritto umano? Ma tu sei diritto, umano? Ma tu? Che sono schiavi ma quelli? Persone, ma cosa vuol dire che una ma persona che sono che schiavi lavora, che ti sembrano ti quando sta male, quando è in malattia non devo prendere un soldo. Ma dove bravo, cazzo vivi? Bravo. Questi si fanno il culo dalla mattina alla sera. Questi qua il cibo te la portano dove vuoi tu, all'orario voi cazzo. Questi devono essere lavoratori più pagati, perché... cazzo. Ma che chi ha detto che non vengono pagati? Chi ha detto che stai dicendo? Ma tu sei fuori di testa? Ma chi ha detto che non vengono pagati? Chi ha detto di non pagarli? Ma è normale, se sei malato una settimana, se sei malato una settimana non lavori, è un lavoro precario, è normale che non vieni pagato, non consegni, non paghi. Ma tu è diverso, ma tu fai l'operaio, sei inquadrato, quello è un lavoro. L'operaio deve essere uguale al ragazzo rider che porta il cibo, è un lavoro, cazzo, si fa il culo, ma si fa il culo mia, se uno, perché tu non sei mai fatto il culo in vita tua, non ti sei mai fatto il culo, fermi tu tutti, tu non sei mai fatto, aspetta, il culo, Paco, torno da te, aspetta un attimo, torno da te subito, testa di cazzo, aspetta, fermo là, malato di mente, fermo là.
Signore, scusate signore, possiamo chiedervi? Io non voglio il permesso di soggiorno, non lo vuoi più, io vado a Nigeria, sono stanca qui, perché è un paese posto, è un paese di merda, no. Capito? Chi è che parla, per favore, non capisco, il centro. Io vado a Nigeria, sono stanca qui, perché è un paese posto, è un paese di merda, capito? Anche io sto male, adesso, non ce l'ha lavoro, non ce l'ha niente, guarda dove io ho dormito, capito? Capito? Guarda dove io ho dormito, capito? Capito? Io vado a Nigeria, sono stanca qui, perché è un paese posto, è un paese di merda. Buongiorno, anche lei qui in coda? Già, per la firma digitale mi hanno detto che tra riconoscimento, procedure e attivazione ci vogliono giorni. Ma no, io l'ho attivata da Buffetti, è tutto più semplice. Il negoziante mi ha guidato nella scelta della firma digitale giusta per me e in 24 ore ho avuto la mia bella firma digitale Buffetti, che accede anche a tutti i servizi della pubblica amministrazione. Tutto in 24 ore? Ma sì, anche per la posta elettronica certificata. Vada subito da Buffetti, ce n'è uno poco lontano da qui. Firma digitale e PEC in 24 ore, solo da Buffetti. Buon lavoro. Dal 6 all'11 maggio tornano gli imperdibili Mini Garage Days. La tua Mini ha più di 4 anni? Sottoscrivi Mini Oil Inclusive e più viaggi, più risparmi! Se fai almeno 2 cambi olio e filtro, in 5 anni o 60.000 km ti costano solo... 99 euro l'uno. In più, con Mini Oil Inclusive avrai uno sconto extra del 10% su Mini Regeneration. Ah, tutti i dettagli e le condizioni su garagedays.mini.it. Ti aspettiamo nei centri mini service aderenti! Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Borse in diretta. Bentrovati, segno meno a New York, il Dow Jones al momento scende dello 0,61% mentre il Nasdaq perde lo 0,34%. E la Federal Reserve, che esclude di tornare a tagliare i tassi USA e l'ulteriore correzione dei prezzi del petrolio, hanno provocato chiusure in rosso anche in Europa. Se Francoforte è terminato sulla parità, più 0,01%, Parigi ha ceduto lo 0,85%, Londra ha perso lo 0,46%. Milano ha chiuso in ribasso dello 0,78%, Piazza Affari male i titoli dei produttori di infrastrutture per il settore petrolifero, Saipem ha lasciato sul terreno il 4,14%, Tenaris ha ceduto il 2,87%, tra i peggiori anche Pirelli, giù del 3,10%. Dall'altra parte, in cima al listino, Buzzi Unicem ha guadagnato l'1,26%, Banca Generali lo 0,72%, era lo 0,57%. I cambi, euro su dollaro a 1,1174. È tutto, la borsa torna alle 20.30. Quando faccio la lavatrice vorrei non perdere tempo a calcolare le dosi giuste. Allora vieni alla Coop. Trovi le nuove dosi lavatrice 3 azioni della linea Casa Coop in confezione da 16 lavaggi a 3,59 euro. Ideali per tutte le esigenze di lavaggio ed efficaci e convenienti come le vuoi tu. Promozione valida nei negozi Coop aderenti. La Coop sei tu. Lavorare con qualcuno è diverso da lavorare per qualcuno. Noi lo facciamo da sempre, camminando in Africa, a fianco di mamme, bambini, medici e infermieri come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM, mediciconlafrica.org. Il mondo è la nostra casa. Io scelgo Vert di Chantecler. Gli ecodetergenti con materie prime di origine vegetale e biodegradabili rispettano l'ambiente, delicati sulla pelle e arricchiti con estratti bio. E con tutta l'efficacia di Chantecler. Con i sistemi di Home Automation Nice, in casa anche i più piccoli gesti possono diventare incredibili. Scopri di più sul sito www.niceforyou.com. La Zanzara. E visto che sto a portare comunque pizze sotto l'acqua, posso affermare che le vere persone che si meriterebbero due scappellotti così, pim pim, ma delicati, non so a chi andava mancia, ma chi quando tu arrivi tutto fragico e te fa ma che piove, no, li mortacci, no, sono venuto docciato così non ho fatto un tempo a asciugarmi. Ciao Crucià, qui siamo 4 rider, a noi non ci ha ordinato nessuno, nemmeno il dottore te fa i rider, ma te te fa la radio, che cazzo te l'ha ordinato? Mi sono fatto nemico i rider, avanti, su. Mi sono fatto nemico. Sì. Ci sono tanti perché rider. Non hai rispetto, no, per la vita. No, ci sono, di queste ma non dire cazzate. Ci sono, io invece vita. Ho rispetto di tante persone. Un mio amico mi ha scritto: io conosco un rider che guadagna 2500 euro al mese facendo, lavorando 7 ore al giorno. Non mi ricordo che cosa mi ha scritto, adesso lo vado a recuperare.
ragazzi, ma non si può pensare che tutti i lavori sono uguali. Cioè, ma che no, uno. Certo. Ma è un lavoro. Ma portare la dignità nei lavori anche più umili o più complicati è una cosa. 7 ore al giorno, ma che c'è? Ma non è che non hanno dignità, ma che se sei in Italia, una dignità ce l'hai comunque rispetto ad altri paesi. Non è quello il punto. Il punto è solo un altro. Se devi pretendere di essere pagato o comunque di essere, di avere le stesse garanzie che ha uno che è assunto a tempo indeterminato in un posto, è ridicolo di per sé, perché non è un lavoro. Ma uno non pretende questo, non si pretende di paragonarlo esattamente agli altri lavori. No, dai, no, assolutamente. Di dare qualche tutela in più, sì, però. Dov'è Paco? C'è ancora? Paco, eccolo qua, Paco, dimmi. Stiamo parlando di diritto umano, stiamo la dignità, parlando. La dignità, la dignità. La dignità stiamo la parlando. Dignità. Come che tu, la dignità. Come tu hai una parte di te, no? Più a parte di dignità. Paco, sì, senti un attimo. Tu hai dei diritti superiori a quelli dei rider. Superiori a quelli dei rider, perché sei un operaio, sei assunto, eccetera. Che cazzo vuoi da me? Non ho capito. Sono lavori diversi. Sono lavori diversi. Dunque, però non rompere i coglioni. Giustamente si pone il problema degli altri. Allora, i rider non si fanno il culo, allora. No. Sì, certo che si fanno il culo, ma che significa? Tutti a modo loro si fanno il culo. Ma non dovrà avere diritti. Non ma avere chi diritti. Ha detto che non devono avere diritti, Paco, amico ma, mio, Paco, ma, spada ma di fuoco. Il senso diritto sai cos'è? Spada di uno fuoco. Che sta male, uno che lavora, che sta male, una settimana di malattia, deve essere pagato. Ma sono lavori diversi, ma decidiamo. Ma cosa vuol dire lavori diversi? Decidiamo anche questo. Ma dove decidiamo, la dignità? Allora, dove la decidiamo di dare tutti i soldi ma ai rider, così le aziende falliscono. Va bene, va benissimo. Ma nessuno vuol far fallire le aziende. Ma dove la dignità? Uè la dignità, uè la dignità. Dove è la dignità umana? Uè la dignità, uè la dignità. Ascolta, dimmi. Allora, io voglio farti una domanda. Dimmi, amico. Ma per te cos'è Mussolini? Mussolini è stato un dittatore italiano che per fortuna ha chiuso la sua vicenda umana e politica nell'aprile del 1945, amico mio. Un maiale. Ma sì, un ma maiale. Bene, ma tu fai bene a definirlo così. Se vuoi te lo dico anche io. No, ma ho capito, ma perché mi devi fare un test di che cosa? Era un dittatore, dunque. Un maiale, sì, un maiale, benissimo. Anche Stalin è un maiale, ma certo, tutti i dittatori sono di per sé dei maiali. Che cosa mi rode? Non mi rode niente, perché, amico mio. No, non aspetta, perché quando chiamano questi fascisti, allora tu quando gli fai la domanda, ma per te cosa è Mussolini? Dilo, cioè, hai capito? Cioè, allora? Sono fascista, dilo, sono. Ma tu vorresti dire che sei fascista, ma la tua posizione non te la permette. Sì. Hai capito? Il tuo forse, lavoro, il tuo forse lavoro, alla il lavoro fine. Che stai facendo, che ti permette di vivere, Paco, no? Ma vai a fare in culo. Bravo, sto Paco, però. Non te la permette. Ma vai a fare in culo, Paco, vai a fare in culo. Dire, io ma figuriamoci, io sono una persona fortemente attaccata alla democrazia. Sì, che cazzo me ne frega di Mussolini? Dillo, sono razzista. Ma no, lo vorresti dire tu, che sei un coglione, testa di cazzo. Paco da Belluno, detto spada di fuoco. L'anti-Salvini per eccellenza, l'anti-Salvini. Amico mio, che voterai alle prossime elezioni europee, Paco? Che voterai alle prossime elezioni europee? Spada di fuoco. Spada di fuoco per chi vota? Così vediamo se i nostri ascoltatori si indirizzeranno da un'altra parte. Ma ascolta, ma perché tu ce l'hai con i sindacati? Ma chi ce l'ha con i sindacati? È una vita che non parlo di sindacati. Ma che cazzo me ne frega di sindacati? Vatti a vedere il servizio delle Iene sui sindacati, tra l'altro. Non conto un cazzo. Ma tu sai che se non ci fossimo noi, come cazzo sarebbe questo mondo del lavoro? Ma scusa, Salvini, ultimamente ti piace o no? Ti pagano, sì, i sindacati servono, sì o no? I padroni sono sempre andati a braccetto con i sindacati. Servono, sì o no? Senti Paco. Servono, sì o no? Senti, le ultime uscite di Salvini ti sono piaciute o no? Ma di cosa? Ma tu che cazzo vuoi che mi piace di Salvini? Magari qualcosa ti piace di Salvini. Magnata, sogno. Niente, ma Salvini è un malato mentale, cazzo. Sì, questo qua manderà l'Italia alla rovina, vedrai. Ma è un contaballe, no? Ma tu come cazzo fai a difendere Salvini? Ma io non difendo Salvini. Salvini è un luogo comune. Tu e Di Parenzo. Ha raccontato balle fino adesso per arrivare a questo. Va avanti ancora a raccontare balle e la gente lavora. Ma dimentica. E dunque italiani, che cosa? Che cazzo hanno in testa? Allora tu sei tra quelli che dicono che gli italiani sono rincoglioniti perché votano Salvini. Lui è un operaio. Vergognati. Vergognati di offendere gli italiani. Vergognati di offendere gli italiani che votano Salvini. Vergognati. Ma lui è un operaio, vedi? Ha contato balle.
anni fino adesso, cazzo, non ha mai fatto niente. Tu stai offendendo gli italiani, stai offendendo gli italiani che votano Salvini, perché li consideri degli imbecilli gli italiani che votano Salvini. Di la verità, di la verità. Lo dici tu, no, l'hai detto. Come cazzo fanno gli italiani? Come fanno gli italiani? Io vivo tra gli italiani, io non mi permetterò mai di dire una roba del genere. No, l'hai detto. Come cazzo fanno a votarlo? E allora intanto stiamo parlando degli italiani che lo votano. E allora come sono gli italiani? Gli italiani che lo votano. Che lo votano. Non frequento gli italiani che lo votano. Come sono? Come sono gli italiani? Non frequento. Come sono? Gli italiani. Ah, lui, Paco, il senegalese da Belluno. Allora io sto dicendo, ascolta, io sto dicendo. Come so, che chi cazzo so hanno in testa, appunto, gli italiani, appunto, che lo votano. Allora, vedi, lui è un che cosa sono? Che cosa sono gli italiani che votano Salvini? Come li definisci, gli italiani che votano Salvini? Ma io vorrei saperlo, cioè io non riesco a capire. Ah, non riesci a capire, dunque sono un po' rincoglioniti. Sono rincoglioniti sicuramente. Ah, lui, Paco da Belluno, senegalese, che sta in Italia da tanti anni, detto spade di razzisti, tutto quello che fanno porta al razzismo. Tutto quello che fanno. Mamma mia. Ma tu sai che Salvini ha aumentato le tasse? Sai che ha aumentato le tasse? Ma quello si può discutere, certamente. Ti dico perché Salvini è razzista. Sì, è razzista. Sì, sì. Aspetta, dimmi. Quale tasse ha aumentato? Dimmi. Fai il transfer, il money transfer. Sì, money transfer. Poi money transfer, sì, per rompere il cazzo agli immigrati, sicuramente. Poi? Appunto. Poi? Ha aumentato la tassa là. Poi? No, ha aumentato la questa, tassa. Vabbè, perché? Pazienza, money transfer. No, male. Ha fatto male se l'ha fatto. Se ha fatto, l'ha fatto e allora, male. E allora? E che è razzista. Per questo che è razzista. Un atto razzista, razzista. Dai. Ma è un fascista, per forza. Perché? Vabbè. Ma tu non sai manco che è il fascismo, non sai manco che è il fascismo, amico mio. Spada, spada, ti abbraccio, Spada. La sai tu, ti abbraccio, Spada. Tu perché sei fascista? Ti porto in tribunale, ti levo tutto, ti levo tutto, ti tolgo tutto, ti tolgo, ti tolgo tutto, ti tolgo tutto, ti tolgo. Ciao, ti tolgo tutto, ti tolgo. Ma vai a cagare, incoglionito, Spada di fuoco. Ma pensa a scopare con quella spada di fuoco. A trombare quella spada di fuoco, stai calmo. Hai troppo testosterone. Butta fuori quel testosterone che hai ogni volta qua. Butta fuori quel testosterone. Io non sono come te, io vivo con mia moglie. Sì. Prima hai distribuito in tutto il Veneto prima di incontrare tua moglie, però. Hai distribuito in tutto il Veneto, hai distribuito. Io non sono come te. Vabbè, come se detto spada di fuoco. Detto spada di fuoco. Ciao Paco, ciao. Ciao. Roba incredibile, spada di fuoco. Comunque non è elite. Ti piace perché combatte? No, ma hai capito, non è elite. Che combatte? Esatto. Io nero, sindacalista che combatte. Sindacalista. Vero emblema, vera fotografia emblema dell'antisalvinismo di oggi. Ma assolutamente, per carità. Non del politicamente corretto. Mi sta sui coglioni, però l'abbraccio. No, assolutamente, non è politicamente corretto. Infatti, mi piace. Allora, a proposito della vicenda Giarrusso. Allora, Giarrusso numero uno assoluto. Sì, mi confermano questa cosa che ho abbiamo detto. Io, però, ho ragione io. Questa cosa che ti ho detto prima mi no, viene confermata. Io, ho ragione io. Se scrivono Iena. Sì, te l'ho detto prima. No, allora, ma l'ho verificato. Tu hai detto di no. Poi hai detto pensavo di no. Ti ho letto. No, non lo sapevo, l'abbiamo infatti. Verificata. Ti ho letto. No, ho verificato. Cazzo, è andata così. Ti ho letto in diretta due minuti fa quello che mi ha scritto il collega. Luigi da Roma, comunque se scrivono Iena votano Giarrusso e dunque lui è stato un po' paraculo, ma ha fatto benissimo secondo me. Ha depositato all'ufficio elettorale al momento della candidatura questa cosa qua. Ma ha fatto sarebbe bene, come bisogna... se io dicessi Parenzo detto Zanzara in onda, beh, sarebbe una cosa, si arrabbierebbero tutti giustamente, no? Ma credo. No, ma lui è riconosciuto, lui dice che no, lo chiamano così. No, ma se io lo faccio su di me, se mi dicessi Parenzo candidato con più Europa, detto Zanzara, che non è così però giustamente, in questo caso. Che non è così. Appunto, ho detto in onda. No, in quel detto... caso lui dice che in alcune regioni lo riconoscono solamente per quello. No, sto dicendolo su di me. Allora, diciamo su di te. Giuseppe Cruciani, candidato con i Fratelli d'Italia. E questa è vera. No, non è vera. Questa è vera. Dovessi candidarmi, è... non lo farò. Potrei mettere detto Zanzara. Ecco, sì. Ma al Sole 24 ore probabilmente si arrabbierebbero, ma forse. Ma utilizza tutto per essere eletto. Giarrusso utilizza tutto. Ma ho capito, non ha detto che... Luigi da Roma. Fa benissimo.
Sì. Buonasera, buonasera. Dimmi. Volevo fare una piccola, io volevo parlare con Parenzo e dimmi. Non so se c'è, adesso verifichiamo, verifichiamo. Vediamo se c'è. Registri, non ci sono problemi. No, dico vediamo se c'è Parenzo, non lo so se c'è, adesso verifico. Già registrato, non è un problema, non è un problema. Sì. Però volevo si parla di fascismo, faccio sempre una domanda, la vorrei fare anche a Parenzo, la vorrei di Feltri. Allora, durante il ventennio, storico, quanti morti ci sono stati in quel ventennio? Non lo so, però adesso il paragone dei morti altrimenti no, no, come uno, no, c'è un motivo, c'è un motivo. Vabbè, morti di che tipo? Non capisco. Allora, spiego. Io chiedo sempre questa cosa, non mi risponde mai nessuno. Nel ventennio storico, lasciamo stare dopo con il nazismo. Nel ventennio da storico, quando, nel dice, dal 22 morti al di che tipo? Morti di che tipo? Morti ci sono stati. Voi parliamo sempre tanti fascismo, morti, no? La gente che andava in guerra, la gente che andava in guerra. La guerra, io parlo della dittatura, io parlo della dittatura. Ci sono stati fascista. Migliaia di morti. Lei dice in oltre Italia, a Matteotti. In Italia Mussolini ha ammazzato mille morti, ha fatto innanzitutto per arrivare, diciamo, al potere ci sono stati episodi di violenza. Vabbè, ma quelli anche dall'altra parte. Io parlo durante il periodo fascista. Ma ho capito, ma che roba è? Ma che stronzata è? Voglio fare un confronto con i comunisti per fare un confronto parallelo. Ma io le voglio bene come fosse normale. Io le voglio bene come se lei fosse normale. Ma nessuno dice il contrario. Scusi Luigi, io le voglio bene come se lei la tratto come una persona normale. Ci provo. Provo a trattarla come una persona normale. No, io sono una persona normale. Ma totale. È ovvio che penso che sia un rincoglionito, è ovvio. Ma non sono un rincoglionito, io faccio dei dati storici. Mi volete fermare una mano? È una vecchia questione, Luigi. È evidente, fascismo, io lo dico. Fermola, io lo dico da un sacco di tempo. È evidente che il comunismo, perché è durato di più, eccetera, ha fatto un sacco di morti. Però tu non è che puoi ridurre la storia a dire: siccome il comunismo ha fatto un sacco di morti, il fascismo in vent'anni. Che vuol dire uno? Poi hai detto un morto. Che morto ha fatto? Qual è il morto che ha fatto? Andiamo a un altro fatto. Dopo Barisoni, che io ammiro molto, sono entrato da voi perché io sento sempre da 24, ma perfetto così. Allora, Saddam. Parenzo dice che era un criminale, perfetto, ma mi dice Parenzo se ha trovato, hanno trovato le armi chimici, il motivo per cui adesso che c'entra parlare di Saddam, le armi chimiche in America? Lui ha parlato di Saddam quando sono subentrato in trasmissione, ma io non so, nei giorni scorsi, perché i dittatori spesso finiscono morti, finiscono impiccati, uccisi, eccetera. Sì, sarà brutto, ma è così, succede. Ma sì, vabbè, adesso non stiamo non qui, non capito. È la storia. Cosa vuole? Ciao Luigi. Cosa vuole? Parliamo di Feltri, Parenzo, Lei ha spinto ai disoccupati, agli operai di andare sotto libero e protestare. Io vi faccio un'altra domanda. Voi comunisti, durante il vostro governo, durante i vostri, che avete fatto per i comunisti? Niente per gli operai, li avete distrutti e annichiliti. Ciao Luigi. Tiro 18. Questo non l'ho fatto, lo negare? Ciao. Non lo so, non lo nego, non c'è da negare. I comunisti hanno fatto che fa tanto la ciao tanto lui il ciao. Allora, mentre mi mandano un tizio dal Centrafrica, mi manda una cosa che riguarda il Ruanda, una vecchia storia che però vi voglio leggere. In Ruanda l'eau sacrée, o l'acqua sacra che sgorga nel mondo attraverso l'orgasmo femminile, si chiama Kunyaza e ha un valore ancestrale quasi mitico. Arrivare al Kunyaza significa per la donna raggiungere un piacere talmente intenso da provocarle appunto l'eiaculazione. Non so perché mi ha mandato questa cosa, ma mi voleva mettere a conoscenza del fatto che in Ruanda, nella zona dei Grandi Laghi, lo squirting è pratica incentivata e tramandata da madre in figlia. Lo sapevamo, grazie di questa notizia, ma noi chiamiamo a questo punto, caro David, non volevo parlare ancora una volta di fascismo, però l'attualità ci spinge verso questa discussione, un signore che si chiama Polacchi ed è praticamente l'editore del libro di Salvini, del libro intervista di Salvini, che uscirà tra poco, è già uscito. Questo tizio tra l'altro è anche il coordinatore, mi sembra, della Forza Nuova, non so in che regione, credo qua in Lombardia. Il coordinatore di Forza Nuova di Lombardia è esponente di Forza Nuova. Di Casa Pound, no, non c'entra niente, Forza Nuova, per carità. Per carità. Chiamiamo Polacchi. Pronto?
Polacchi? Sì, con chi parlo? Sono Cruciani, come stai? Ah, grande Cruciani. Sei sotto attacco. Ma per questo. Ma sei da solo c'è Parenzo, anche il grande Parenzo. C'è Parenzo, come stai? Ecco, non vorrei che lei mi definisse grande, perché non vorrei ci fosse troppa vicinanza, diciamo. Maronna Immacolata. Cioè, ma ti rendi conto, prima voleva andare a casa Pound a raccontare, a parlare. E poi adesso fa finta di niente. Se mi rinvitano ci vado pure, figuriamoci. Non è che... Tu andresti a fare una roba? A presentare il libro, sicuramente. A casa Pound. Dappertutto. A casa Pound. No, vabbè, tutti coloro i qua si abbandonano la violenza. Ma se certo. Abbandonano la violenza, che vuol dire? Cioè, sono un partito. Bisogna dare speranza a movimenti che speriamo abbandonino progressivamente e eliminino la violenza definitivamente dalla loro agire politico. Vabbè, comunque, la cosa che ti voglio dire è questa. Dai. Salvini è sotto attacco per aver pubblicato un libro con te, diciamo, con la casa editrice. Beh, diciamo, non è esattamente così. Poi, cioè, nel senso, lui effettivamente non ha pubblicato un libro con noi. La nostra giornalista Chiara Giannini ci ha presentato questa occasione e lei ha fatto una scelta di farlo con noi per tutta una serie di motivi e comunque ovviamente io l'ho colta al volo, è chiaro. Sei militante di Casa Pound o no? Sei iscritto a Casa Pound o no? Io sono un militante, sono il coordinatore regionale della Lombardia, nonostante il mio accento Lombardia, nonché un po', diciamo, simpatizzante del fascismo, diciamo, no? Ti dichiari senza problemi, ti dichiari fascista. Beh, certo. Pensi che Mussolini sia stato un grande statista, immagino. Beh, sicuramente è stato il miglior statista del secolo scorso, certo. Ma in generale, cioè uno nella democrazia qualcuno l'ha superato o rimane sempre un grande? Ma oddio, cioè nel senso, se mi porti un altro statista come lui, parliamone, però insomma non credo che ce ne siano De Gasperi, cioè, niente, Einaudi, niente dal 45 lui, in poi, ma non ce ne Einaudi, cioè, la democrazia liberale, l'insieme dell'Italia, lo so, il conoscere, dai, per deliberare non vi piace, lo so, la cultura liberale è strana alla vostra, certo. Ma ognuno ha la sua, non è che ognuno ha le sue idee, però, perché quello banale da dire. No, ma certo che è evidente che ognuno ammira Mussolini, punto e basta. Se uno però, ognuno ha le proprie idee. Ma chi lo vuoi mettere uno in galera? Dovrebbe non averle, ma figuria, ognuno dovrebbe avere, diciamo, dentro l'arco costituzionale, ognuno può avere le sue idee. Ma se uno dice che è fascista, potrà dire che è fascista o non lo potrà dire? Teoricamente no, ma non vorrei essere l'unico a sostenere questa tesi. Teoricamente che tecnicamente sia. No, caro, mi dispiace, lo puoi dire nel privato della tua casa o del tuo gabinetto, ma no, non è così. Teoricamente non potresti. È come se in Germania, lo ripeto, è come. Come se qualcuno dicesse oggi, e come se qualcuno dicesse, sono delle Brigate Rosse. No, mi piacciono le Brigate Rosse. Anzi, è ancora peggio, perché le Brigate Rosse sono state sconfitte. Voi no. Vabbè, ma rinuncia a tutte le conquiste fatte dal fascismo, allora, no? Ma quale conquista? Ma che vuol dire? Anche Maduro avrà fatto qualcosa. Anche Chavez avrà fatto qualcosa. È vero. Anche Chavez. Ma infatti non ho dubbi che vi piaccia questa roba. Vorresti tornare al fascismo? Non credo. Io ritengo che il fascismo sia stato assolutamente, diciamo, il momento più alto della storia italiana. Sicuramente tu che ha ricostruito una nazione che era uscita assolutamente perdente. Cioè, ma tu davvero hai prima guerra mondiale ha trasformato una nazione che era prevalentemente agricola con la dittatura, però con la dittatura, anche se fosse vero, con la dittatura servono le maniere forti, a volte se vale. Guarda che la democrazia ha portato il nostro paese nel G7 e nel G8, la democrazia cristiana e il partito socialista e il partito comunista in parte. La democrazia ha fatto ciò che è riuscita a raccogliere ciò che era stato segnalato dal punto di vista della strutturazione economica fatta durante il ventennio. Uno che pubblica comunque un libro su Salvini, a parte l'operazione commerciale, se tu pubblichi un libro su Salvini significa che in qualche modo ti piace quello che fa. Beh, diciamo che comunque la casa editrice è una casa editrice sovranista, no? Cioè, è evidente che noi... Cioè, quello che ha fatto sull'immigrazione ti piace? Assolutamente sì, ritengo che abbia fatto benissimo. Sì, quello certo. Sui Rom, sui campi Rom, condivide al 100%. Condivido la linea, ci sono delle sfumature sulle quali ovviamente potremmo mettere l'accento, però tutto sommato Salvini è uno che parla chiaro e tutto sommato mantiene le cose. Perché non fate un bel libro sullo stupro di Viterbo?
Vabbè, questa è una provocazione. Fate un bel instant, un instant book. La potevi fare, un instant book. Siccome gli avvocati dicono che il rapporto era consenziente, magari sei d'accordo pure te. Io spero che siano innocenti, non penso. E quindi la ragazza si è inventata tutto? No, lui ha detto spera che siano innocenti, non è che ha detto... Quindi chi è stato? Chi è stato? Posso sperare? Oppure non posso mancare. Ma lei lo spera per la ragazza o per loro? Non ho capito. La vittima è la ragazza, non loro. La vittima è la ragazza, non i due. Ma mi ascolti. Quindi lei dovrebbe ricordare. No, io lo spero per la ragazza, non per loro. Se poi i due camerati sono innocenti, lo dovrà. No, si definivano loro così, no io. Vado a vedere i post. Loro si definivano camerati. Certo, ma mica qual è? Ci sarebbe da dire anche su questo, ma teniamo buono. Se uno non si può chiamare camerata, no, ma non è che lo dico io. Ma in Germania, se uno dicesse Heil Hitler, ma non è che dice. Ma che c'entra? Ma se uno si chiama camerata, ma sti cazzi, ma se chiamano. Ma non è tutto uguale. Ma ho capito, ma se due si vogliono chiamare camerati, si chiamassero camerati. Ma mi fa schifo, ma posso dirlo? No, poi si chiamassero, non lo voglio arrestare. Dico che mi fa schifo. Come in Germania, se tu vai in Germania e c'è uno che fa Heil Hitler, lo mettono in galera. Vabbè, continua a difendere questi qua, forza. Chi sta difendendo? Non mi pare che lo incalzi. Ma su che cosa? Niente, viva i camerati, dai. Ma chi viva cosa? Ma che dici? Viva il camerata Mussolini, dai, andate a fare il culo. Viva il camerata Parenzo. Tutto uguale, tutto uguale. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Sì. È da paura qua, da qua su, è da paura, siete tantissimi. Buongiorno, popolo di Pontida! È meraviglioso vedere quanto è grande la famiglia della Lega, perché la Lega è una grande comunità fatta di uomini e donne per bene. Che tutto il mondo ci invidia, il grande Matteo Salvini! Matteo Salvini! Matteo Salvini! Noi non prendiamo ordine da nessuno, a casa nostra decidiamo noi le regole! Noi! I clandestini! Se li prenda Macron! Che ha detto a noi le visti! Che siamo leprosi e vomitevoli! Caro Macron! Tu sei vomitevole! Tu sei vomitevole! Sciacquati la bocca quando parli della Lega degli italiani! Vaffanculo, Salvini! Salvini. Ciao, sono Tieni il Conto, l'assistente web di Zucchetti per artigiani, piccole imprese e professionisti. Cosa faccio per te? Creo le fatture elettroniche e le invio al commercialista o all'associazione di categoria. Ti ricordo appuntamenti e scadenze, tengo il conto delle spese. Sì, lo so, preferisci sapere quanto devi incassare. No, no, il caffè non lo faccio. Ma costo molto meno di un caffè al giorno. Vuoi conoscere Tieni il Conto Zucchetti? Chiedi al tuo commercialista o alla tua associazione, oppure vai su zucchettistore.it. Zucchetti, il software che crea successo. Conquista il mondo. Una strada per volta, qualsiasi strada. Con la tua Multistrada 950. Una bellezza che toglie il fiato. Una potenza che dà emozione. Una tecnologia che dà controllo. Con Ducati Bike Value, Multistrada 950 è tua a €99 al mese. TAN 4,99, TAEG 5,81. Offerta valida fino al 30 giugno, salvo approvazione Ducati Financial Services. Allora, per fare un po' di scorta e non pensarci più, Mus Gourmet Gold 85 grammi a 33 centesimi a lattina. Crocchette Monge Cheta adulte da 1,5 kg a €5,90. Lettiera Cazzanta 10 litri a €4,90. Tira graffi a partire da €5,90. Ma non essere pigra, le offerte scadono il 5 maggio. Ah, grazie. Allora scusi, parlavo con Lea. Ogni giorno 1000 promozioni da Arcaplanet. Pet Store, Pet Stories.
Leggi qui Volkswagen App con anticipo 0 e 159 euro al mese. Sì, certo, dicono sempre così, ma se la vuoi con clima, cerchi in lega e sensori di parcheggio... 159 euro al mese. Se però vuoi il sistema di navigazione Maps and More... 159 euro al mese. E se... Niente se! Volkswagen Move Up, con anticipo 0 e 159 euro al mese, TAN 3,99, TAG 5,55, per tutti. Scoprila anche a metano, info su Volkswagen.it. Per te che non vivi senza display Full HD, da Media World c'è Mobile Mania. Eccezionali offerte su tutti i migliori smartphone come Huawei P20 Lite a 199 euro o in 20 rate da 9,95 euro. Solo da Media World, in negozio e online. Fino all'8 maggio. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. La Zanzara. Volevo dire al signore che manda a fanculo giustamente i camionisti di fare come faccio io: appena posso sorpassarli mi metto davanti a loro e viaggio per una ventina di chilometri ai 70 all'ora senza lasciare che mi sorpassino. Fanculo camionisti. Oh Frocio, non augurarti mai di bucare una gomma dopo fattomi il gesto dell'ombrello, hai capito? Frocio, io se t'acchiappo, Frocio, non lo so, Pasquale Tyson, minchia, non augurarti mai che buchi una gomma, Ricciuno, eh sì. Siamo in provincia di Bologna, la rossa Bologna, sì. E siamo a Pieve di Cento, governata da un deficiente comunista come Parenzo, e vogliono fare questa bella mossa qua. Adesso ditemi voi se non gli si può tirare le palle fino a quando non si staccano. Una massa di deficienti rossi comunisti. Questo è un delirio, si riferisce questo signore qui, si riferisce a quello che è avvenuto, a quello che non è avvenuto, in realtà non è avvenuto, a quella proposta di nascondere i simboli religiosi, no? In particolare le croci in una chiesa sconsacrata che sarà dedicata in quel comune a chiunque vuole ricordare i propri morti, diciamo, no? E hanno pensato di nascondere le croci con delle cose, con delle tendine. Ora, per me è una stronzata questa cosa qua, però cosa c'entrano i comunisti? Non c'entrano niente i comunisti. Allora, qualcuno sull'internet ricorda che cosa? Che nel 2019 il Papa ha perorato la causa dei migranti le seguenti volte: il 5 gennaio, il 6 gennaio, il 14 gennaio, il 17 gennaio, il 20 gennaio, il 23 gennaio, il 24 gennaio, il 28 gennaio, il 1 febbraio, il 5 febbraio, il 21 marzo, il 26 marzo, il 27 marzo, il 30 marzo, il 31 marzo, il 2 aprile, il 3 aprile, il 6 aprile, l'11 aprile, il 18 aprile, il 19 aprile, il 27 aprile, il 29 aprile e il 2 maggio, cioè oggi. Cioè sono le volte nel 2019 in cui il Papa ha perorato la causa dei migranti, o comunque ha parlato di migranti. Signor Papa. Il Vaticano, che è notoriamente aperto ai migranti, se uno vuole entrare in Vaticano ci sono porte aperte. Il Papa ha perorato la causa dei migranti in diversi modi, naturalmente, compreso quella di oggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una cosa, 11, non è che stai 16, dicendo 14, una cosa clamorosa. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 20, 25 volte. Dall'inizio dell'anno il Papa 25 volte ha perorato la causa dei migranti. Ah, ma io dico, è un dato di fatto. Ma certo, ma cosa vuol dire? Degli ultimi, ma fa il Papa. Ognuno faccia le sue conclusioni. Per forza tratta degli ultimi, no? Il posto giusto per il Vaticano è una città stupenda che si chiama Avignone. Ah. Questo per completare. Angelo da Pisa, vai Angelo, dimmi. Pronto, ciao. Dimmi. Ciao, no, ti volevo dire riguardo la questione dei rider. No, io l'ho fatto per tanti anni, un tempo erano i vecchi spidi pizza, porta pizza, eccetera, non eccetera. Ma era di adesso, era quelli che portavano la pizza. Ragione, sì. È vero, cioè, era simile. Il lavoro è quello, il lavoro è. Allora Angelo, che hai da dire su questa questione? Non esistevano i contratti.
La pericolosità di quel lavoro non so a cosa può essere paragonabile, perché sei sempre fuori di notte sulla strada nel traffico e niente, tu non puoi dire che non è un lavoro, anche che ma chi ha detto che non è un lavoro? Ma che sei impazzito? Sei diventato pazzo? Ho detto non è un lavoro come gli altri, ho detto che non ci fossero i contratti e sbagliati, non è, ho detto è un lavoro, certo che è un lavoro, è diverso. Ottimo, da è ovviamente un lavoro, amica, appunto, ma certo appunto, che è un lavoro, assolutamente è un lavoro. Perché non deve essere Angelo, chi ha detto che le cose basiche ci devono essere, se non ci sono è giusto che vengano introdotte, se non ci sono dubito che non ci siano, naturalmente. Non ci essendo sono mai state, no, per ci sono. 95% allora, non ci sono. No, vabbè, state. La cosa sarebbe questa è una categoria all'estremo e mai sì, vista. Angelo, nessuno, il punto è molto semplice. Se uno pensa di trasformare, quello io ho detto ieri, se uno pensa di trasformare questo lavoro, che è un lavoro tendenzialmente precario, cioè non a tempo indeterminato, non è che se tu non puoi essere cacciato domani mattina, questo è il punto fondamentale, in un lavoro invece super protetto come gli altri, è una stronzata, perché oggettivamente non può essere così, perché è un lavoro che ha bisogno di ricambio, di gente che lavora continuamente, di giovani che subentrano, ma eccetera. Noi stiamo dicendo un'altra cosa, che quel tipo di lavoro deve essere trattato e garantito in modo diverso, non deve diventare come il tuo. Fine. Angelo, tu hai fatto tra l'altro questo lavoro in un altro momento, tu consegnavi la pizza come fattorino per alcune pizzerie, sì. Non è che c'è cioè, un po' diverso, diciamo, diverso. Eravamo in magari tanti, col motorino, magari col motorino, insomma, sì, rispetto alla bicicletta, anche senza assicurazione tante volte. Sì. Cristian, provincia di Pescara, vai Cristian. Hola, ciao. Dimmi. David, ciao Crucio. Dimmi. Ciao. Senti, volevo parlare per la questione della Iena di Giarrusto. Sì, allora, sì. Assolutamente vi confermo che è possibile, sì, è legale. Tanto adesso vi faccio sentire un audio che mi ha mandato, perché stava ascoltando. No, ma tu immagini che bene. No, ma conferma il fatto che lui ha scientificamente deciso di non perdere dei voti facendo, allora, cioè permettendo alle persone di scrivere Iena. È una paraculata, secondo me. Lui non dice che è una paraculata. Te ne dico una più divertente, perché è successo nella mia città. Cioè? C'era un tizio che era in giunta a Montesilvano, dove abito, che a un certo punto ha avuto un problema giudiziario, chiamiamolo così, e quindi non era più candidabile. Ebbene, cosa ha fatto questo furbacchione? Ha fatto candidare il figlio, però dando al nome del figlio il soprannome, il nome del padre. Ma sì, succede anche questo. Succede è un po' diverso però, cioè il padre e il figlio rispetto... È un trucchetto. Sì, no, ma non c'è dubbio, sono tutti trucchetti. Il punto fondamentale è molto semplice. Giarrusso è in maniera paracula. Utilizza, secondo me paracula, ma secondo me fa benissimo. Se a Mediaset non si arrabbiano, va bene. Ma come no? Okay. Si sono arrabbiati. E allora ha fatto male, che ti devo dire? Certo. Se si arrabbiano, hanno ragione loro. Andrea, provincia di Treviso, dai. Andrea, provincia di Treviso, dimmi. Ciao Cruciani, buonasera Parenzo. Ciao. Io mi chiamo Andrea Casagrande, però sono candidato come consigliere. Adesso, però, come Andrea Casagrande. Adesso non è che possiamo fare però la pubblicità a chi si candida, no, perché finisce. No, è per spiegare che soprannome io dica. Sì, detto, però è diversa la cosa. Cioè, viva la biga! Posso dirti la verità? Io l'ho detta anche a Giarrusso. Adesso, se vuoi, magari è divertente questa cosa di mandare un WhatsApp a Giarrusso e lui mi risponde e poi io pubblico questo WhatsApp. Cioè, la cosa è molto semplice. Lui non è conosciuto come detto Iena, non ha il soprannome Iena. Per cui si è inventato che in Sicilia molti lo conoscono come Iena. È una strategia. Ma certo, ma per me fa benissimo. Detto questo, non è vero che il suo soprannome è Iena, e non è nessuno. Ma magari esatto, anche qualcuno lo per identificarlo lo chiama la Iena, giustamente. Ma ho capito. Vabbè, però tutti mi chiamano biga. Io mi sono detto biga perché sì, perché no. Qualcuno scrive biga, non magari non neanche un voto. Vabbè, ciao Andrea, ciao. Allora Giarrusso ci ha mandato questo piccolo file, sentiamo. È vero che a Crania in tantissimi mi chiamano Iena e magari non si ricordano bene come mi chiamo, sbagliano il cognome eccetera, cioè è stata una cosa molto ragionata, molto calcolata, non è stata una cosa paracula, perché poi magari ti annullano quei 500-1000 voti che alla fine risultano decisivi, sono le preferenze, quindi potremmo arrivare vicini, 2-3 di noi, e magari c'è un posto in meno e magari perdo perché mi hanno scritto Iena sulla scheda, il cazzo per dire.
capisci? Ma è molto sincero, Gianrusso dice. Ah, su questo non c'è dubbio, dice, che sia sincero. Magari non c'è dubbio. Perdo quei 2-3 mila voti perché uno scrive Iena, e se io non ci ho scritto Iena sul manifesto, sulla cosa ufficiale che tu consegni, eccetera, me lo annullano. E invece io magari sono quei voti che mi servono per essere io eletto. Dico, è ovvio che la testata per la quale ha lavorato, cioè le Iene, siano arrabbiate perché loro non vogliono essere strumentalizzate con un cappello politico. Questo mi pare abbastanza evidente. Salvatore, provincia di Messina, dai, Salvatore. Questo è ovvio. Comunque, no? Guarda, la risposta, adesso ci sto pensando, la risposta ai rider è molto semplice. Ma scusate, ma se uno proprietario di una gioielleria, lascia perdere, di un tabaccaio, si sente male un giorno, non è che qualcuno gli dà i soldi ma che per c'è non andare a lavorare? Il tabaccaio ha redditi diversi da quello di un rider. Ma guarda, i tabaccai spesso. I ma è un libero altri, professionista per scelta. I commercianti che spesso sono. Ma è un paragone inesistente. Ma come ma fai a paragonare un gioielliere? Anche quello è un libero professionista a partire da prende poche centinaia di migliaia di euro. Ma allora che cazzo io sono una partita IVA, non mi paragonerei mai a questi poveri ragazzi, però. Sto dicendo, ma che discorso sto dicendo, è? Un piccolo commerciante, un c'è piccolo, partita IVA e partita un IVA, piccolo commerciante, un piccolo commerciante che ma ha non delle c'entra entrate, nulla con i rider. Entrate paragonabili, magari. Ma figurati, no? Ci sono dei piccoli commercianti che guadagnano 2-3 mila euro al mese, che cazzo dici? Ma loro non arriveranno a quella cifra per la maggioranza, ma dai, su. Se si sentono male, non vanno a lavorare, nessuno li paga. I lavoratori autonomi nessuno li paga. Ma c'è ovvio, anche a me nessuno mi paga. Salvatore, provincia di Messina, appunto, è uguale. Ma non mi paragonerei mai a un rider, Salvatore, però Messina. Non sono così stupido. Ma non c'entra niente la tipologia, Salvatore. Ma certo che c'entra. Vabbè, ci sono anche tra gli autonomi quelli Salvatore, più garantiti e quelli meno, sì, Salvatore. No? Per capacità di reddito. Salvatore, Vi sto ascoltando. Dimmi, Salvatore. E tra l'altro, vedi, è pure un punto che volevo aprire io, essendo un piccolo artigiano. Quello che tu adesso stavi proprio menzionando, il fatto che comunque noi eventualmente dovessimo rimanere a letto con la febbre a 40, giustamente non ci paga nessuno. La differenza che c'è praticamente fra una partita IVA e chiaramente, e di questo discorso poi giustamente. Vabbè, dai, Salvatore, dai, allora? No, allora dico, volevo pure menzionare questo discorso perché è una cosa importante, penso, per noi, no? Per i commercianti, per gli artigiani e così via dicendo. Poi volevo rispondere un po' a quello che diceva poco fa il tuo amico, l'amico di Parenzo, anzi sì, Pago per, sì. Per quanto riguarda il discorso Pago, che dice che i leghisti sono tutti dei coglioni, eccetera. Ma no, ma vergogna, ma appunto, Pago, dico, vergogna. Se lui voglio dire ha questi problemi, perché non se ne torna lì nel suo paese e così non rompe coglioni agli altri? A me lo dici, Pago, torna in Senegal a cagare il cazzo, dai. Visto che tutti quanti quelli che non votiamo i comunisti, giustamente siamo tutti quanti dei coglioni. Io non ho votato mai comunista, non lo voterò mai. E comunque sono il contrario, perché Parenzo ne è la prova vivente del contrario di tutto se vuoi te lo chiamo signor Pago, se vuoi te lo chiamo. No, non mi interessa non parlare con lui. E perché non ti interessa? Se vuoi combattere con Pago, se vuoi te lo chiamo signor Pago. Ma io posso pure parlare, non ci sono difficoltà, non ho problemi a parlare con cioè, di lui. A te ha dato fastidio il fatto che ha detto che quelli leghisti sono dei coglioni. Così come lo ha detto anche l'amico Berlusconi. Dico, per questo io non ho votato la destra, sono stato sempre un uomo di destra, non ho votato la destra perché giustamente c'è Berlusconi ancora in mezzo. Non lo deve capire anche lui che si deve togliere dal mezzo delle scatole. Mi scrivono, mi scrivono un tassista che ha la febbre, chi lo paga? Un tassista che ha la febbre, chi lo paga? Se uno ha la febbre, non spiegami chi lo paga un tassista che ha la febbre? No, ma dimmi. Certo, ma il tassista chi lo paga un tassista con seriamente la febbre? O no? Certo, un tassista non con la febbre, chi lo paga? Dica seriamente. Come no? Un tassista con la febbre, ma chi nessuno lo paga? È un libero professionista. Ah, ecco, appunto. No, ma però chi lo paga? Chi lo paga un tassista con la febbre? Si chiama capacità reddituale con un termine difficile. Allora, il sottoscritto, se non lavora per una settimana, per fortuna, per ora, essendo una partita IVA. No, lo voglio spiegare a chi ascolta. Voglio spiegarlo a chi l'ascolta. Le partite, il lavoro autonomi sono tanti e di diverse tipologie. Nessuno ha un'assicurazione che si fa lui se ha una capacità reddituale alta. Ottimo. Non puoi mettere sullo stesso piano no, il lavoro di un tassista. Ma il principio generale si cala sulla realtà fermi di chi tutti, guadagna, no? Fermi. Ma guarda, ma io ma è incredibile. Tutti. Non dirà mica sul serio, dai, ma certo. Figurati. Ma dirmi che hai ancora la caldaia.
ma passa alla pompa di calore Argo. È ecologica, efficiente e a energia rinnovabile. Grazie al bonus fiscale puoi recuperare il 65% della spesa sostenuta. Caldaia, addio! Arriva la pompa di calore Argo, 100% made in Italy. argoclima.com. Leggi qui, Golf 7 Sport 1600 TDI con anticipo 5.000 euro e 189 euro al mese. Sì, certo, dicono sempre così, ma se la vuoi col nuovo motore TDI... 189 euro al mese. Se però vuoi l'allestimento airline, il touchscreen da 8 pollici e l'adaptive cruise control... 189 euro al mese. E se... Niente se, Golf 7 Sport 1600 TDI con anticipo 5.000 euro e 189 euro al mese, TAN 3,99, TAG 4,91, per tutti. Info su Volkswagen.it. Silenzio in aula! Si dichiara il sistema colpevole di lentezza e complicatezza. Con il processo civile telematico e la fattura elettronica, la giustizia italiana fa un passo importante verso la digitalizzazione. Sistemi, grazie all'esperienza maturata a contatto con i professionisti, offre Studio, il software che permette di gestire con efficienza le attività degli studi legali. Chiamate noi o il più vicino dei nostri partner. Insieme a voi per lavorare, produrre, creare e innovare. Insieme sistemiamo l'Italia. Insieme per ogni soluzione. www.sistemi.com. Miau! Miau! Offerte a tutto gas! E più di 100 pavimenti e rivestimenti a meno di 10 euro! Scade il 15 maggio. Iperceramica.it. Miau! Strade in diretta. Buonasera, ben ritrovati in Lombardia sulla tangenziale ovest di Milano. Code per incidente tra la vecchia Vigevanese e l'innesto con la A7 in direzione Bologna. Incolonnamenti segnalati anche sulla tangenziale nord di Torino. Si viaggia lentamente tra Regina Margherita e la statale 24 in direzione Piacenza-Savona. Infine, sul tratto toscano dell'autosole, code causate da un tamponamento tra tre camion avvenuto alle 17 di oggi tra Impruneta e la variante di Valico in carreggiata in direzione Milano. Per il momento è tutto, ci sentiamo alle 21.15. La Zanzara. Cruciani, da un albanese che vive da più di 25 anni in Italia all'albanese ferito. Se in Albania questo qui gli facevano fuori anche la famiglia, oltre che a lui che è andato nella proprietà altrui. Altro che il ragazzo che ha sparato, libero subito, e devono sapere che nelle proprietà degli altri non ci si entra, e se si entra senza aver bussato ti becchi una pallottola nel culo. Allora, io sono un albanese, devo dire una cosa a quel ragazzo di Monte Rotondo che ha fatto uno sbaglio molto grosso. Li doveva ammazzare tutti quanti sti pezzi di merda, hai capito? Tutti quanti li doveva ammazzare. Parenzo, sei un coglione. Guarda che io sono tornato dalla Svizzera e lavoravo nella Svizzera tedesca e dov'è che ho trovato lavoro? A Cantù, è chiaro? Se tutti lavorassero come Cantù in Italia, avremmo il PIL degli Stati Uniti, deficiente. A Cantù paghiamo le tasse per tutta la Terronia, ma abbiamo lo stesso tutti i Porsche Cayenne. Ma va a cagare, deficiente. Ogni tanto questo nordismo contro il sud mi fa emozionare, questo nordismo. Ormai questo nordismo è limitato. Sì, si è limitato, però ancora sopravvive. Infatti quando spunta fuori mi fa emozionare perché mi ricorda la vecchia radio parolaccia di Radio Radicale quando ci fu un'incredibile scoperta di questo odio ancestrale all'epoca. Sto parlando della metà degli anni 90. Allora ragazzi, France 2, Leonardo è francese, ti giuro, hanno detto così ieri durante il telegiornale, hanno detto Leonardo è francese, i signori di France 2 si sono appropriati di una nostra France 2, prima no, gli uno italiani. Parla sempre dell'Italia perché abbiamo tutti i difetti del mondo, ma sul telegiornale France 2, che è un telegiornale molto conosciuto che si offre c'era conosce, la i signori di France 2 naturalmente. Leonardo è francese, faremo sicuramente una trasmissione riparatrice, no Freccero, immagino, no? Una trasmissione riparatrice. Questo è vergognoso quello che è accaduto, che ha fatto Macron, no, in combutta con quell'altro Renzi, che hanno manipolato naturalmente l'opinione pubblica. Stiamo lavorando con il professor Savore naturalmente e con Paragone a questo nuovo programma incredibile. Napoleone era italiano.
e quindi racconteremo ovviamente perché Napoleone era appunto in parte l'isola dove è stato detenuto naturalmente Napoleone, però, dove naturalmente e chi è stato a metterlo in galera? Chi è stato? Eredi di Renzi naturalmente. Stavo riscrivendo la storia, naturalmente stavo rivedendo tutto. Naturalmente chi ha Toscana, l'isola d'Elba, esattamente. Naturalmente che lo sa anche lei, naturalmente con Savona abbiamo fatto delle ricerche approfonditissime, naturalmente. E l'isola d'Elba era un protettorato della famiglia della gens dei Renzi, naturalmente, e della Boschi, naturalmente. Tutte e due insieme, naturalmente. Tutte e due, naturalmente. Va bene ragazzi, allora io direi chiamare un signore che è quello che vuole proporre un assessore di questo Pieve di Cento, provincia di Bologna se non sbaglio, si chiama Borsari, che è di questo piccolo paese che vuole per me fare una cosa folle, però sentiremo le ragioni. Vuole fare mettere le tendine in questa chiesa sconsacrata perché dice gli atei in questo modo possono ricordare più degnamente, non vogliono vedere magari queste croci, non vogliono vedere simboli religiosi e possono così ricordare i loro adi. A me sinceramente le persone che vanno mi sembra una follia creare le tendine. Parenzo invece dice è d'accordo. Sì, non mi sembra, ma voglio ascoltare le sue ragioni, ma mi sembra incredibile. Mi sembra bene, evviva. Pronto? Sì, Borsari? Sì. Sì, buonasera, qui Radio 24. Salve. Le rubo 5 minuti, Sì, mi dica. No, le rubo 5 minuti su questa storia qui che ho letto da qualche parte che sta creando un po' di polemiche su dei cosi, no? Dei cimiteri, delle tendine a coprire le croci e gli altri simboli religiosi. Certo, sì. A che serve sta roba? Allora, la questione è stata ampiamente strumentalizzata e se ne è parlato assolutamente a sproposito rispetto appunto al tema dell'Islam e al tema che addirittura alcune testate giornalistiche avessero dato per fatto una cosa. No, è una proposta, questo so. Ci tengo però a partire da questi due pilastri. No, ma la proposta è una proposta. È verità. La proposta nasce dal fatto che il comune di Pieve di Cento, 7.000 anime, si sta adoperando per fare un lavoro importantissimo di ampliamento del cimitero e nell'ambito di questa operazione si era pensato, a seguito di richieste ricevute negli anni e per volere dare uno spazio per fare un comiato, come ci sono nei cimiteri moderni, le sale del comiato, si è fatta una proposta legata a una cappella sconsacrata di proprietà comunale in cui per poter all'occorrenza dare quest'aula, questo spazio, farlo diventare uno spazio utilizzabile da persone non credenti o di dare una sala semplicemente neutra pulita. E dunque come si fa a creare una sala neutra quando uno vuole organizzare una specie di cerimonia, diciamo, un non credente vuole fare una cerimonia per un proprio caro, un parente morto e partono le tendine, si abbassano le tendine. No, chiaro, si spinge un bottoncino, ma questa è una proposta di cui però la nostra comunità... ho capito che è una proposta. Come negli aeroporti, c'è già negli aeroporti. Negli aeroporti esiste una cosa che si chiama la sala di preghiera, che è una sala confessionale in cui ognuno può, il laico, il cattolico, il musulmano, l'ebreo, il buddista... No, ma a me interessa il meccanismo. Che meccanismo si utilizza per coprire, diciamo... In questa proposta ci sono delle tendine avvolgibili che con un meccanismo motorizzato si spinge un bottone, scendono le tendine e quando non servono più si spinge un bottone e si riavvolgono. E queste tendine avvolgibili che cosa coprono? Coprono le pareti in questa proposta, in tutto il perimetro di questa cappella, così che tutte le pareti diventano bianche. Poi dopo Perché su queste pareti che cosa c'è? Ci sono i segni della fede cattolica e su due pareti ci sono le tombe di famiglia che hanno al loro interno dei segni della fede cristiana cattolica. Benissimo, allora io dico una cosa però, secondo lei a una persona che non crede in Dio, che non crede nella religione cattolica, che non è cristiana eccetera, perché dovrebbe avere interesse ad oscurare queste croci? Cioè, non riesco a capirlo. Spendere dei soldi per creare delle tendine che coprono a un certo punto perché uno non crede, coprono lo trovo una cosa folle. Ma che fastidio dà? A chi interessa il a fatto uno che magari è islamico o non è cattolico? Magari c'è qualcuno... No, islamico non c'entra niente. Gli islamici hanno i loro cimiteri, non c'entra niente. Tra l'altro, agli atei, diciamo, agli atei.
anche atei, potrebbe essere principalmente è riferito agli atei, cioè secondo lei esiste un ateo cui dà fastidio entrare dentro una chiesa sconsacrata e vedere le croci, bah. Ma è un'operazione di civiltà rispetto al fatto che lei perché le dice operazione civiltà? È un'operazione perché come ha detto lei negli aeroporti, esatto, nei cimiteri moderni, alla Certosa di Bologna, al cimitero di Modena esistono sale del commiato, ovvero sale prive di segni religiosi. Ma ho capito, ma se voi decidete di farla in una chiesa sconsacrata e tenetevi pure i simboli di questa chiesa sconsacrata, ma che vi frega di coprire le croci? Che male c'è a coprirle? Poi chiesa sconsacrata con la S davanti, eh? Sì, sconsacrata, cioè, a maggior ragione è già sconsacrata, dunque chi se ne frega? Io quello che vedo da amministratore locale di Pieve di Cento è che oggi le famiglie ate non usano quello spazio, buona parte, non tutte, non le famiglie ate della nostra comunità, ma semplicemente devono salutare il proprio caro defunto, magari in lacrime, senza avere un luogo in cui farlo, perché buona parte, non tutte, infatti non ho detto che è sbagliato, non ho detto che è sbagliato, credono in Gesù Cristo risorto, e gli dà fastidio, non gli dà fastidio, non lo vogliono fare, non lo fanno, è un cimitero moderno, civile, secondo me questa opportunità, però tu preferiresti... Io sono credente, quindi tu sei credente, dunque no. Guarda che bella questa cosa, cioè che un credente cattolico faccia questa proposta. Grazie Luca, grazie a voi, ciao. Capire, ti giuro, continua a non capire. Cioè, mi sforzo di capire, perché ma non capisco. Fatto una cosa di buon allora, senso. Una cosa è che tu crei una sala nuova, ex novo, quindi dici, vabbè, così vanno a pregare tutto. Metti due tendine, così ognuno no. è libero allora, di invece, scegliere. Al contrario, se c'è una chiesa, una cappella con tutti i suoi simboli e tu paghi, certo, una piccola cifra, cioè per creare un meccanismo. Per dare un diritto a tutti. Fine. Che uno preme, ti preme per e dare un diritto a tutti, una possibilità a tutti. Ma chi è che dà fastidio? Mi sembra un laico o uno ma che non magari crede. Gli dà fastidio a uno perché qual è il problema? Ma di che parliamo? Giuseppe da Treviso. Mi danno fastidio i diritti delle persone, non incredibile. Niente in questo caso non è incredibile. Toglie a qualcuno? No. Giuseppe, dimmi. No, non toglie a nessuno. Secondo me alla logica toglie, comunque vabbè. Vabbè, ma volevo coprire le pareti, ma non sempre, coprire se uno lo ritiene. Coprire con un meccanismo di tendina le pareti di una chiesa. Guarda, ma di che parliamo? Dai. Toglie a qualcuno. No, dà una possibilità a qualcun altro. Giuseppe, so che tu sei allergico alle questioni democratiche, ai diritti di tutti, infatti, lo so, però allergicissimo, insomma, non è una cosa così illogica, anzi. Allergico. A chi fa male questa cosa? A proposito, scusa, mi segnalano che ci sono dei rabbini, signori rabbini, ho letto in Israele. Dopo ti leggo una notizia incredibile di questi due rabbini. Giuseppe, arrivo subito. Due rabbini israeliani, siamo razzisti, crediamo nel razzismo. Gli ebrei sono la razza migliore, ti giuro. Cioè, vai a vedere su fanpage. Due rabbini israeliani, no, ma non solo hanno detto così. Essere. Dicono. Siamo circondati da popoli con problemi genetici. Noi siamo razzisti. Insomma, la follia esiste per tutti. Crediamo nel razzismo. Gli ebrei sono la razza di maggiore successo. Hitler aveva una sua razionalità. Era una persona corretta, ma dalla parte sbagliata. Ti giuro. Il vero olocausto non follia. È che abbiano massacrato gli ebrei. La cultura l'ha capito, ma è una follia. È incredibile. Ma chi sono questi qua? Veramente? Non ne ho idea. Sono i matti, esistono dappertutto. Quindi non è il rabbino Eliezer Kashtiel, della scuola militare di Erich, Giordania. Vabbè, comunque, Giuseppe, dimmi. Matto, è evidente. Sì, ciao. Dimmi. Volevo fare il mio esordio della zanzara per gli argomenti, però stasera volevo scegliere un argomento tranquillo se Parenzo non si arrabbia. Volevo rispondere a Paco sul discorso della dignità del lavoro dei rider. Allora, secondo me è molto semplice quello che hai detto tu. Ogni lavoro ha le sue particolarità, pro e contro, responsabilità e non responsabilità. Vabbè, dai. Allora, come ha detto l'amico di Salvatore di prima, anche uno che ha partita IVA, un imprenditore, che anche se parente dice sì, ma porta a casa milioni di euro, ma probabilmente parte che non è, parte che non è non così. Non tutti. Io vedo il mio caso che non porto a casa milioni di euro, porto Benissimo. A casa un bello stipendio quando mi va bene, Benissimo. Di anno in anno cambia in base ai contratti, allora, alle possibilità. Uno alle mi cose. Ha scritto, zitti un attimo. Se io sto a casa non mi paga nessuno. Zitti un attimo, allora. Se io sto a casa non mi paga nessuno, ma il mio stipendio me lo consente. Allora, fermi tutti, Giuseppe e Davide, un attimo solo. Allora, come spesso succede, Parenzo parla di cose che non conosce, mi scrive uno. Io ho una tabaccheria di paese, investo liquidazione e risparmi. Ho investito liquidazione e risparmi per guadagnare 1.000 euro al mese.
1.000 euro al mese. Una tabaccheria in un paese guadagna 1.000 euro al mese. Perché non è possibile? È possibilissimo, fatelo dire da un sacco di commercianti quanto guadagnano. Se questo qua si sente male, non può lavorare, chiude, dunque non guadagna. Che cazzo come di differenza c'è? Come tutte le partite IVA, certo. Carlo, provincia di Como, dai. Come tutte le partite IVA. Rischio guadagni 1.000 euro al mese la tabaccheria, però. Dimmi, Carlo. Sì, ciao Cruciani. Vai. Ciao, ciao. Senti, no, volevo solo dire, volevo intervenire anche io su questo argomento, perché io sono un dottore commercialista. Allora? È vero che ho il mio bello stipendio, ma se io, ho capito, direi come te, tranquillo, caro. Ragazzi, è diverso, guardi, ma il principio è uguale, ma ne state parlando con uno che non è dipendente, però cioè, vorrei farvi presente, no, è bella differenza, ve la prendete con me che sono una partita IVA. Sta prendendo con te, no, quel carissimo signor Paco, da dove cazzo chiamano, Belluno. Io avrei rispetto per quei lavoratori che guadagnano pochi soldi, intanto, primo. Prima questione. Qui si sta parlando di un'altra cosa. E ma la dignità che di un lavoro. Ha detto che e la dignità. Non può paragonare il suo stipendio a quello di un rider. Ma è la sua condizione. Ma non è il concetto. Io non l'ho. Certo, caro. Ma scusi, ma come fai? Ma si rende conto perché che è una stupidaggine? Ma un commercialista, un giornalista come il sottoscritto, ce ne sono altri che sono partite IVA e guadagnano molto meno di allora, me, ma non è Carlo, tutti i casi uguali. Ma ragazzi, amico, è incredibile. Quelli che fanno i dipendenti, con tutto il rispetto per loro, perché io ne ho 12, quindi fai te, nel momento in cui sono a casa con il mal di pancia, con il mal di testa, con le braccia rotte, con le gambe rotte, qualcuno li paga. Io se sono a casa con il mal di testa, ma il mal di pancia, uguale. E il culo rotto, non mi paga nessuno. Ma che vuol dire? Però lei ha una capacità di reddito fermi diversa tutti. Da un rider. Fermi tutti. Ti mando vocale di 10 minuti soltanto per dirti Crucia, sina lota. Crucia, munnezza, lota. Fai schifo come conduttore. La trasformazione digitale mette a disposizione una quantità di dati senza precedenti. Intelligenza artificiale, industria 4.0, IoT, 5G, hybrid cloud abilitano innovazione, competitività e successo. Ne parleranno esperti di Hewlett Packard Enterprise, università e aziende, all'evento dell'anno HPE Discover More. Martedì 14 maggio al MICO di Milano. Accelera la trasformazione digitale della tua azienda. Registrati su discovermoremilano.com. Come mettersi in forma prima dell'estate? Un pasto equilibrato con Royal Dog Mini Adulto 800 grammi a 4,90€. Lunghe passeggiate con i guinzagli flexi scontati del 30% e un sorriso curato con il multipack Pedigree Dentastix 56 pezzi con lo sconto del 30%. Però muoviti, le promozioni terminano il 5 maggio. Ah, grazie. Allora prendo... Ah, scusi, parlavo con Max. Ogni giorno mille promozioni da Arcaplanet. Pet Store, Pet Stories. Ninna nanna ninna oh, con questo bimbo dove andrò? Si è addormentato alla partenza? Con la giusta aderenza? Di pensieri non ne ho. Ninna nanna ninna oh. Prenditi cura di chi viaggia con te. Scegli la sicurezza degli pneumatici Continental. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Borse in diretta. Buonasera, permane il segno meno a New York, dove il Dow Jones scende in questo istante dello 0,49%, meno 0,21% per il Nasdaq. E la Federal Reserve, che esclude di tornare a tagliare i tassi USA e l'ulteriore correzione dei prezzi del petrolio, hanno provocato chiusure in rosso anche in Europa. Se Francoforte è terminato sulla parità, più 0,01%, Parigi ha ceduto lo 0,85%, Londra lo 0,46%. Milano ha chiuso in ribasso dello 0,78%, a Piazza Affari male i titoli dei produttori di infrastrutture per il settore petrolifero, SAI, che ha lasciato sul terreno il 4,14%, Tenaris che ha ceduto il 2,87%. Tra i titoli peggiori anche Pirelli, giù del 3,10%. Dall'altra parte in cima al listino Buzzi Unice, ma ha guadagnato l'1,26%, tra i migliori anche Banca Generali, più 0,72%, e ERA, più 0,57%. I cambi euro su dollaro a 1,1176, ed è tutto. Con Quasar la tua casa fai brillare. Scopri tutte le formule professionali di Quasar. Non solo vetri. Per la tua doccia, prova Quasar Doccia ad azione idrorepellente e antivapore. Quasar, pulito stellare, efficacia professionale. Conquista il mondo. Una strada per volta. Qualsiasi strada. Con la tua Multistrada 950.
Una bellezza che toglie il fiato. Una potenza che dà emozione. Una tecnologia che dà controllo. Con Ducati Bike Value, multistrada 950 e tua a 99 euro al mese. TAN 4,99, TAEG 5,81. Offerta valida fino al 30 giugno, salvo approvazione Ducati Financial Services. Con i sistemi di Home Automation Nice, in casa anche i più piccoli gesti possono diventare incredibili. Scopri di più sul sito www.niceforyou.com. La Zanzara. Allora, ho parlato con Air Jumpy, che mi ha detto: chiamale e digliene quattro a quei due stronzi di Parenzo e Cruciano. Io non so perché, ma voi vi state facendo nemici potenti tipo Air Jumpy. Air Jumpy vuole che ve ne dico quattro, dice che siete due stronzi. Io ambasciatore non porta pena, ma Air Jumpy è molto incazzato con voi altri. Giuseppe, sentivo adesso il discorso sui piedi, ma se una tipa ha il piede bellissimo, forma fantastica, come sempre hai sognato, però ha le unghie sporche, come ti comporti? Comunque io, dopo anni e anni di onorata carriera di segaiolo, ho iniziato a trovare un certo gusto anche nei porno con i travoni. Non è che forse effettivamente la storia che va dai carnacci si diventa bisex, niente niente, speriamo di no, dai. Giuseppe, cerchiamo di essere precisi sul discorso piedi, dato che anch'io sono un grande fan. È retifismo, non feticismo, è retifismo. Ciao. Ma che si chiama, non credo, retifismo? Che cosa l'ha detto questo? Ah, non ho idea di questo. Retifismo. Vabbè, ma informati, non essere così snob. Il retifismo. No, ma non sono argomenti sessuali, che come dire. No, retifismo è semplicemente pratiche. Una questione di terminologia. Non è retifismo, sì. Una forma di feticismo associata a piedi, in modo particolare alla scarpa. Vero, è vero, è tutto vero. Il retifismo è una forma di feticismo associata ai piedi e in modo particolare alle scarpe. Il nome deriva dallo scrittore francese settecentesco Restif de la Breton, pensa, che nelle sue opere descrisse ampiamente la propria passione per i piedi femminili. Ma da acquistare subito, amico mio, un libro in prima serata! Le cause del retifismo vengono generalmente ricondotte alle cause generali del feticismo sessuale. Le possibili spiegazioni includono, tra le altre cose, il condizionamento infantile o l'imprinting riguardante le scarpe. La psicoanalisi può permettere di risalire all'evento scatenante. Qui ho qualcosa da dire su questo io. Sigmund Freud inquadrò il feticismo del piede e della scarpa tra le deviazioni sessuali derivate dalla sostituzione dell'oggetto sessuale. Secondo la sua teoria, il piede o la scarpa sono un sostituto fallico che sopperisce alla mancanza del pene nella donna, che il bambino crede invece abbia sempre avuto. Alfred Adler descrisse il feticismo della scarpa come una sopravvalutazione autoerotica dell'alluce. Addirittura. È possibile che l'olfatto abbia avuto un ruolo particolare nel feticismo della scarpa, quando lo specifico odore della scarpa viene associato all'odore dell'individuo a cui appartiene e si può innescare una corrispondente relazione sessuale tra il feticista e l'oggetto. Molto bene. Poi l'argomento, se vuoi, lo possiamo trattare, eh? Il retifismo, continua. Il retifismo si può manifestare con la predilezione per differenti tipi di scarpe. Il feticista della scarpa può eccitarsi guardando, toccando, annusando, sniffing le scarpe, così come vedendole usare per schiacciare degli oggetti. Io per esempio sulla scarpa non ho nessun tipo di feticismo, posso dirti. Ho un feticismo del piede. Feticismo del piede che effettivamente potrebbe avere questa origine. Potrebbe avere questa origine. Cioè, Sigmund Freud inquadrò il feticismo, ripeto, del piede e della scarpa tra le deviazioni sessuali derivate dalla sostituzione dell'oggetto sessuale. Che tu sia un deviato, non c'è. Aspetta, secondo la sua teoria, ripeto, il piede o la scarpa sono un sostituto fallico che sopperisce la mancanza del pene nella donna che il bambino crede invece abbia sempre avuto. No, posso dire la verità, io ho iniziato a essere fissato con i piedi con un'immagine che ho avuto da ragazzo, non mi ricordo nemmeno quanti anni avevo, credo 11-12, quando in una piscina in Sicilia, pensa, Mazara del Vallo, c'era un'amica dei miei genitori, immagino la moglie di qualcuno, che mostrava dentro questa piscina questo piede, questo piede che ballava un po', questo piede che veniva fuori, questo piede. Ottimi psichiatri per risolvere, mi ricordo, questa cosa, che io inquadrai questa immagine di questo meraviglioso piede. Da quel momento in poi evidentemente ho associato, come dice il maestro Freud, ho associato questo piede all'organo femminile. Questa deve essere evidentemente l'origine, che ti devo dire. Allora,
Caro David, tu te lo ricordi un personaggio che si chiama Gaetano Saia? Gaetano Saia. Come dimenticare quel povero... quel povero personaggio finito ai margini delle cronache politiche ma anche giudiziarie. Assolutamente. Mi pare, no? Ecco. È stato rilasciato un paio di anni fa dopo una condanna ricevuta. Ha rilasciato, sì. È stato rilasciato dal carcere. Da quel quindi. Momento noi abbiamo avuto conoscenza solo con la gentile consorte, te lo ricordi, signora? Di una educazione, di una educazione, di un'eleganza rara. Signor Gaetano Saia. E perché te lo nomino, signor Gaetano Saia? Te lo nomino perché hanno riaperto i manicomi, cosa è successo? Sì. E tutto quello che sai, no? No, perché nella sua pagina, mi hanno segnalato che nella sua pagina Wikipedia, in inglese, c'è una pagina di qualche riga. D'accordo, questo è un poco male. Dedicata a Gaetano Saia, c'è scritto, durante un famoso programma radio italiano, La Zanzara, Gaetano Saia ha avuto diverse discussioni con David Parenzo, così c'è scritto in inglese. Faccio togliere. No, many discussion with David Parenzo. The leader, tolgo. Senti, the leader of the silent majority. Così c'è scritto, ti giuro. Faccio subito ti denunziare. No, faccio subito denunziare. Togliere la cosa. Ma non, no, ma è straordinario. Non deve lordare il mio nome, no, senti, in quel contesto. During a famous Italian radio program, La Zanzara, Gaetano Saia had many discussion with David Parenzo, the leader of the silent majority. Io all'estero sono il leader della maggioranza silenziosa, quindi in Inghilterra. E se uno legge questa cosa qui, cioè David Parenzo, the leader of the silent la maggioranza, io l'ho sempre chiamata così, la maggioranza silenziosa. Ma io per rispolverarti un po'. Ma per carità. Sì, per farti per tornare carità, in mente quello che accadde, quello che accadde tempo carità. Fa. Una sono specie di zanzarologi senza mamma sigla. Mamma mia, per una carità. Specie di zanzarologi. No, ti prego, risparmiamo. Una delle cose più straordinarie mai emesse in questa. Siamo a 8 anni fa. Mai prodotte credo. In questa. No. 7. In questa emissione radiofonica. No, credo ci 4 anni fa. No, credo 4 anni ma fa. Che 4? 2015, forse 2014, 2013. No. Gaetano Saia contro David Parenzo, zanzarologi. Buonasera, signor Giuseppe Cruciani, a lei e a tutta la Zanzara. È il patacaro ancora è chiamato. L'amico di 100, perché non glielo dici? Perché non glielo dici le truffe che faceva lei il tuo editore? L'amico Giangaetano. L'amico il tuo editore Giangaetano, truffatore, diglielo. Io non sono Gaetano chi? Se faceva il tuo editore. Senti, grilla. Allora, sulla vicenda del giornale che ho diretto, io mi sono dimesso a gennaio. Vergognati cretino patacaro. Vergognati patacaro. Patacaro cretino. Cruciani aveva definito gli uomini in 5 categorie. Uomini patacaro. Ruffiani è qua. Tu sei papè, non sei neanche nelle 5 categorie di sciaccia. Che cos'è papè? Papè vuol dire proprio nessuno. Ma nessuno attaccato. Patacaro scusi. Non è un mio amico. Non è un mio amico il dell'editore caso. Non è un mio amico. Vergognati. Non è un mio amico. Vergognati, mi sono dimesso. Allora fai pure questo, Parenzo. E ti facciano scorreggerti sbianco i capelli, come disse Bossi a qualcun altro. Ma te ce l'ha già sbiancato i capelli, perché so che ti travesti la sera, Parenzo. Ma è inutile che ogni volta portate Parenzo che mi insulta e poi pretendete che io stia ma lei è un poveretto, l'ex vabbè. Ministro Parenzo, Pisano. Parenzo, tu la devi smettere quando parlo. Io sto parlando con Pisano, l'ex ministro Pisano la definì un patacaro. Lei è un patacaro. Borsa, patacaro borsa. Demente. Pisano l'ha definito un patacaro. Sedicente 007. E tu sei un travestito. Non è un'offesa essere travestiti. Ma stai zitto, perché si travesta. Poi non lo sono. Allora, non mi offendo. Comunque io ho già rifatto con queste sue parole il tetto della casa, la cucina. Bravo. E pure il giardino. Allora sei ruffiano travestito fino a occhione, così ti fai pure. Ma scusi, bravissimo, perché, poveretto, questo perché è un poveretto, è da internare il poveretto. Ma perché lei è così a io ti faccio internare a te nei campi di lavoro. Signor Gaetano Saia. La soddisfazione più grande è stata quella, è quella che a distanza di 8 anni o 6 da quei fatti, io sono qua e lui ha passato un periodo in galera. Sì, è vero.
Questa, voglio dirti, te lo devo riconoscere, è la più grande soddisfazione. Lui in galera e io qua. Amici che insultate, finisce sempre così. Prendete appunti, state attenti, vabbè, amici cari. Voi in galera e io qua. E beh. Allora, Piero da Taranto, vai, Piero da Taranto. Sì, sì, ciao, buonasera a tutti e due. Io volevo dire due cose al volo e poi fare una domanda, soprattutto avere una risposta dal Monsignor Parenzo, sì, Monsignor Cardinal Parenzo. Sì. Allora, io la prima cosa che volevo dire velocemente era sul signor Paco, sarò breve perché non merita tutto il tempo. Il signor Paco, che è venuto in Italia, gli è stata data la possibilità di realizzarsi, di fare una famiglia, di fare anche il gradasso, non si deve permettere non di... Non gliel'ha data lei questa possibilità? Cosa vuol dire la possibilità? Parenzo, la domanda, però, che vuol dire? Parenzo, io la domanda è l'ultima domanda che vuoi fare a lei. Adesso sto soltanto facendo delle affermazioni. Allora, Paco non si deve permettere di insultare gli italiani per il solo fatto che votano, insomma, che vota, e quindi altrimenti se ne va via dall'Italia, ma torna nel dovrebbe? Suo meraviglioso. Ma mi faccia parlare, e se ne va nel suo meraviglioso paese. Da questo punto di vista, è una vergogna quello che ha detto. Punto numero due: italiani, quelli che votano la Lega sono rincoglioniti. Non si possono esprimere. Non si possono esprimere giudizi perché quello lavora, vive qua, fa l'operaio e non può dire che ci sono una manica di idioti in giro. Ma perché? Va rispettato il voto di tutti, senza insultare chi vota, quello lavora, paga le tasse qua. Ma chi gliene frega lei? Ma appunto, e allora perché lei può dire lui no? Ma scusi, ma che differenza c'è? Che differenza c'è? Io dico solo che non deve soltanto insultare chi... Ma non ho capito, ma lei perché può insultare? Ma perché? Io non so. Ma non lei, uno, quanta gente qui chiama insultando? Che differenza c'è tra un italiano e uno che lavora qua? Nessuna. Non siamo tutti uguali. Ma no, ma dico che differenza? Quello lavora, paga le tasse, non può dire che sono una manica di dementi. Ma perché non può? Ma perché non può insultare gli altri? Ma come perché? Ma che ragionamento sta facendo? Lavora, paga le tasse, potrà scrivere un parere, no? Poi le devo fare una domanda. Ma non ho capito, guarda, che ha detto una cosa, una... Non ho capito, non sono contraddizione. No, il punto, ragazzi, il punto è... Aspetta un attimo, ferma un attimo. Il punto è molto semplice. Ma è il punto della sciocchezza? No, il punto è semplice. Se uno... Se uno può dire una cosa... Se uno è arrivato... No, aspetta, no, non è questione di ospite. No, lascia perdere l'ospite. Non sto dicendo questo. Sto dicendo che se interpreto bene quello che dice Piero, la cosa è molto semplice. Lui, che comunque si vanta di essere senegalese, eccetera, eccetera, di venire dal Senegal, le origini, tutto quello che vuoi, dire? No, integrato in Italia, eccetera. Qua, che dice gli italiani, voi italiani? Alcuni dice. Dice voi italiani. Si esprime in maniera molto negativa. Beh, insomma, dà un po' fastidio. Scusa, paga le tasse qua, va dritto, esprimere un'opinione o no? Semplicemente, le opinioni degli altri. Vabbè, Piero, dimmi, lui può dire quello che vuole. La seconda cosa al volo era sui rider. Io dico ai signori rider che fanno le proteste, vanno in piazza, adesso il 1° maggio è diventata anche la protesta dei rider, che è semplice... No, signor Parenzo, mi faccia finire, monsignore, per favore. Dico semplicemente che io ho il dovere di pagare il servizio che mi viene fatto e... Se voglio, se ritengo opportuno, spesso lo faccio, lascio una mancia. La cosa che loro non devono fare è pretenderla, perché fino a quando non c'è un regolamento che vincola, obbliga il cliente a dare la mancia, non si può mettere su una protesta per la pretesa di una mancia, e chi non dà la mancia perché non ritiene opportuno in quel momento di darla non deve essere additato, come dice lei, monsignore, maleducato, incivile, o insomma con tutta una serie di epiteti che non hanno né capo né coda, cioè non hanno proprio senso. Quindi questo era sul discorso dei rider. L'ultima cosa, dai, ecco, veloce però, punto. Amico mio, dai. No, sono velocissimo perché sono stato abbastanza veloce. Allora, una cosa sulla signora Cucchi. Allora, non è una polemica, è una sola domanda, una spiegazione che io chiedo a voi, soprattutto a Parenzo. Vuoi sapere perché era sul palco del 1° maggio? Esatto, senza mettere in mezzo la questione giudiziaria, sulla quale non mi permetto di dire nulla. Il nesto l'hanno invitata. Perché altrimenti sì, ma mettersi a fare polemica opportuno... mettersi a fare polemica sinceramente per la presenza di una persona sul palco del 1° maggio, sinceramente no. Posso perlomeno aggiungere che perlomeno sarebbe stato anche plausibile invitare... Che ci doveva fare? Un carabiniere? Le famiglie in genere di persone che hanno perso la vita, di carabinieri, c'erano, di forze dell'ordine. Dai, Giorgio, provincia di Verona. Pronto? Dimmi. Ciao, Cruciani, senti. Tu sei una grande testa di cazzo, primo. Perché? Allora, i rider sono lavoratori assunti,
giusto? Sì, alcuni. Contratto sì. o non contratto, non ha importanza. L'importante è che quando tu assumi una persona a lavorare, sì. la devi mettere in condizioni e in regola. Sì. È un lavoro di per sé temporaneo e anche, diciamo, diverso rispetto agli altri. No, guarda che le regole ci sono, amico mio, siamo in Italia, non sono schiavi. Siamo in Italia, no. Ci sono delle regole da rispettare comunque che vengono rispettate. Quelli ma vogliono essere paragonati messi. No. Vabbè, ma che Giorgio, qual è il punto? Spiegami. La persona che è assunta deve essere pagata, retribuita e assistita e tutelata in caso di incidenti, malattie, roba varia. Mio zio ha fatto tanti anni fa questa legge. Allora? Primo, secondo, loro sono a bordo, bicicletta, motorino. Chi ha fatto? Chi è tuo zio? Sono a bordo di un velocipede. La bicicletta non è bicicletta, allora? è un velocipede. Allora? Devono essere ancora tutelati in più riguardo al codice della strada. Vabbè, Giorgio, occupati di queste cose trasmissioni in cui si parla di diritto e di regole. Sotto, dai. Ma se un rider viaggia sotto l'acqua e dopo 3 giorni, povero Cristo, si trova con la polmonite, cosa gli vuoi dare anche niente? Non ho capito. Questo non lo capisco. Francesco da Cosenza, dai. Francesco da Cosenza. Volevo dire a tutti quelli che si scontrano con Parenzo che Bormann ed Eichmann furono quelli che idearono la soluzione finale e furono gli unici che la misero in atto. Tutti quelli alla conferenza di Wenge. No, però Francesco, non mi interessa a me di parlare di queste cose, non siamo alla cosa. Lo so che non ti interessa, perché sei un coglione. Ma tu sei un sauromate. Ancora. Un sauromate. Però bisogna dividere un sauromate. È arrivato il sauromate. Attenzione, è arrivato il sauromate. Tra sauro ebreo, ad esempio Soros, sì. guadagna miliardi con i migranti, il 15% di ogni rimesse, che siano spacciatori o domestiche, lui guadagna perché attraverso la barca, Parenzo, te non sai niente. Io credo che bisogna dividere tra persone mediamente bisogna dividere semplicemente in due categorie: persone al di là di quel che pensano loro ideologia, mediamente pensanti. Sì. E idioti. Questo signore fa parte indubbiamente della seconda categoria. Ma tu puoi dire quello che ti pare, ma non puoi negare che erano sauro-ebrei quelli che hanno Io credo ucciso che gli ebrei. Fermi tutti, aver fermi abbandonato tutti. Quel farmaco sì. la porta a questo. Fermi quelli tutti, fermi tutti. Italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.